Eccomi qui, salve a tutti, come state? Popolo di dubbiosi e coraggiosi, io questa sera non in ottima forma, penso che forse sto covando un'influenzetta e quindi vediamo insomma come riusciamo a portare avanti questa serata. Allora, intanto vi ringrazio tutti quanti di essere qui con me, ringrazio anche tutti quelli che poi ascolteranno questa puntata nei prossimi giorni. Come al solito vi do delle informazioni tecniche prima di iniziare veramente questa puntata. E vi ricordo che sulla mia bacheca Facebook c'è un post per le vostre domande. E io fra un po' vengo a dare una sbirciata, poi leggerò tutte le vostre, insomma, quello che avete da dire, quello che avete pensato mentre andavo avanti nella trasmissione. Verrò fra un po' a leggere. E quest'oggi c'è una novità, perché mi darà una mano Lorean, che molti conoscono perché è una delle altre amministratrici del mio gruppo Alieni Umani, una questione di contatto, che tra le altre cose insomma vi invito a iscrivervi se volete partecipare. Ecco, lei ci darà una mano, nel senso che farà da moderatrice questa sera nella chat della mia bacheca, mi segnalandomi mentre io parlo delle vostre domande, alcune domande pertinenti al momento, insomma, perché poi succede che che vengo da fra un'ora e mezza sulla pagina, inizio a leggere delle domande magari di argomenti di due ore prima e quindi ci perdiamo un po'. Quindi ringrazio intanto Lorean di questa cosa qua, quindi potete chiedere a lei, si occuperà insomma lei
della serata. Poi, ecco, un'altra cosa, mi sentite un po' così, a parte il discorso che forse sto covando un'influenza, ma in realtà sto trattenendo un po' anche la rabbia perché in questi giorni sono ricominciati gli attacchetti, chiamiamoli così, da parte di alcuni simpaticoni che non hanno piacere che io vada avanti con questa trasmissione. E la cosa mi dispiace moltissimo per loro, perché tanto io continuerò. È certo comunque fastidioso ritrovarsi, insomma, centinaia di messaggi sparsi ovunque di questi simpaticoni che trovano da ridire su quello che io sto facendo, soprattutto perché ritengono che quello che io racconto siano, insomma, stronzate. Mi piacerebbe tanto dire a tutte queste belle persone perché si preoccupano tanto, visto che se le mie sono stronzate non fanno male a nessuno e forse a forza di dire, di chiedere insomma a tutti voi di darmi una mano affinché qualche dotto si cominci a porre alcune domande, abbia voglia magari di iniziare a fare questi studi sugli addotti, poi sarà la scienza insomma un domani, no? Che dirà se io dico stronzate o meno e quindi non capisco perché si accaniscono così tanto. Comunque, vabbè, non è simpatica la cosa. E vabbè, comunque, parliamo di cose belle che sono successe questa settimana. Mercoledì scorso è andata in onda la seconda parte della mia intervista su Mystery Channel Show. Io ringrazio tantissimo tutti i ragazzi di questo canale che insomma si sono così prodigati a mandare in onda questa intervista. Insomma, è stata veramente una bella esperienza. Peccato per le immagini, io mi scuso di nuovo, insomma, sembro un fantasma, però purtroppo io insomma trasmetto in bianco e nero e loro riprendevano il monitor con una saturazione veramente satura. Vabbè, comunque quello che importa è che tanto, insomma, la mia voce è questa, ecco, al di là delle immagini. Adesso sperando che, insomma, nel mio paese, il mio paesetto diventi anche lui tecnologico e arrivi anche qui la fibra, spero il prima possibile di cominciare a fare dei piccoli cambiamenti, come per esempio poter andare magari in onda e video. Mi piacerebbe moltissimo, anche perché insomma voi qua vedete una foto, ma dietro sta foto ci sono io, è più divertente, insomma mi gusterebbe di più. Poi sarà così poi possibile anche fare quella cosa che vi dicevo, cioè andare in diretta direttamente sia su Facebook che su YouTube, così molti non hanno il problema di dover andare da una parte all'altra e capisco insomma che possa essere complicato. Comunque intanto già vi dico che questa sera non ci saranno immagini da guardare, quindi potete lasciare l'audio in sottofondo di YouTube e stare sulla chat con tutti quanti noi sulla mia bacheca. Allora, questa è una serata abbastanza complicata, complicata perché ci sono molte cose da dire, tante cose da dire. E prima però di iniziarla, ecco, un'altra cosa a cui tengo moltissimo, è questa. Allora, io non penso di detenere la verità assoluta. Non penso neanche, e non l'ho mai pensato, di essere né illuminata né tantomeno un guru. Quindi avviso già tutte le persone che mi seguono e che sperano di avere da me qualche cosa, qualche informazione, no? Che possa stravolgere di netto tutto quello che noi sappiamo. Beh, questa cosa non avverrà perché io il massimo che posso fare è raccontare la mia esperienza e raccontarvi quelle che sono state le conclusioni a cui sono arrivata ora, che sono chiaramente sempre in movimento, visto che continuo a studiare. E quindi al di là che ho detto, insomma, sto cominciando a spiegare che il rapporto con questi esseri, in particolare con la razza dei biondi, è un po' più complicato, un po' più variegato rispetto alla semplice adduzione, io non faccio parte delle contattate, diciamo, quello che si dà di solito per usando quando si usa questo termine, no? Quando si usa questo termine c'è subito l'immagine di una persona che arriva, insomma, viene
in qualche modo appunto contattata da questi esseri, e questi esseri gli cominciano a dare delle informazioni sul futuro del pianeta, oppure su imminenti cose che accadranno, e, insomma, oppure messaggi da dare al popolo. Ecco, a me sarà che mi ritengono scarsa, a me nessuno di loro mi ha mai dato un messaggio da portare all'umanità. Io non ho nessun messaggio, quindi non me lo chiedete, perché in privato ogni tanto qualcuno di voi me l'ha chiesto. Ecco, purtroppo, insomma, non faccio parte di quel tipo il mio non è quel tipo di contatto. Questo non vuol dire che io non penso che esistano questi tipi di contatto, insomma, alcuni sono veri. Quindi, questa settimana ci sono state delle persone che sono entrate nel mio gruppo e hanno cominciato a dire appunto che sono contattate e che provenivano dalle più disparate posizioni geografiche del nostro cielo. E io ho fatto un paio di battute dicendo, insomma, scherzandoci un po' su, con questo non è che volevo offendere tutti quelli che pensano di provenire da un'altra costellazione. Per me potete provenire da dove volete, insomma, non è quello il mio problema. Il mio problema è che il mio gruppo ha un obiettivo bello chiaro, che è quello di studiare questo tipo di contatto con queste determinate razze, con queste determinate procedure, e quindi sto cercando e cerco persone che come me hanno avuto questo tipo di esperienza, perché con loro io posso mettere insieme dei dati e con questi provare a ragionare. Non è che non mi voglio confrontare con tutte le altre persone che hanno avuto tutti i tipi di contatti possibili e immaginabili. Tra le altre cose, Ivan, nella puntata che fa un venerdì sì, un venerdì no, alcuni di questi contatti ce li racconta anche. Quindi è, diciamo, per quanto riguarda la scelta dei confronti, per quanto riguarda diversi tipi di contatto, è lui che se ne occupa. Io personalmente parlo della mia esperienza, racconto quello che condivido con altre persone, perché adesso si stanno cominciando a fare avanti, quindi ci sono molte persone con cui io sono in contatto che hanno avuto la mia stessa esperienza. Purtroppo molte di loro ancora non se la sentono di rilasciare interviste, comunque abbiamo un dialogo. Adesso già ve l'avevo anticipato da un po', sto in contatto con una ragazza e con lei stiamo vedendo un po' quando sarà il momento, perché io non forzo nulla, quando sarà il momento avremo anche la sua di testimonianza. Però, insomma, l'altra puntata avete sentito, no? Che c'era Sara che ci ha raccontato le sue cose. E quindi ecco, io penso che poi il lavoro che stiamo facendo con il mio gruppo sia di aiuto un po' a tutti, perché nel momento in cui si cominceranno a studiare gli addotti dal punto di vista del DNA, dal punto di vista del funzionamento biologico, allora si farà un bel po' di luce. Credo che comincerà ad essere un argomento molto più solido di quanto purtroppo lo sia ora. E quindi da quel momento in poi credo che sarà interessante anche andare a fare delle comparazioni per quanto riguarda le altre persone che hanno contatti. Perdonatemi quindi se non do spazio alle persone che hanno altri tipi di contatto personalmente in questa trasmissione, perché appunto ci sono tanti altri posti dove si possono fare, potete anche aprirvi il vostro canale, però io qua cerco persone con cui avere questo tipo di dialogo e fare in modo che la gente che ci ascolta abbia più possibili dati su cui ragionare. Quindi mi sono, diciamo, dedicata solo e esclusivamente a quello che conosco personalmente. E credo che sia un interesse di tutti, credo che sia un problema che riguarda tutta l'umanità, che si faccia luce su questo argomento. Non è un discorso che riguarda solamente Angela Stella La Rosa o le persone che hanno direttamente contatto con questi esseri. Perché al di là del momento in cui questi esseri scelgono alcune persone piuttosto che altre per avere un contatto o per passare proprio alla procedura di rapimento, comunque c'è un motivo per cui
avviene questo. Sospetto che sia anche per quanto riguarda il contattismo vero e proprio, a parte i contatti quelli casuali, che quindi si può definire un contatto casuale quando avviene una volta nella vita, ma quando c'è un contatto continuo, io credo che ci sia anche un qualcosa che ha a che fare, no? Con il proprio DNA, comunque con un certo tipo di funzionamento biologico. E continuo a dire che mi dispiace tantissimo, per quanto invece riguarda tutte le persone che mi scrivono e che mi dicono che vengono da Sirio, che vengono da Andromeda, che vengono dalle altre costellazioni e cercano da me, insomma, mi dicono: guarda pure tu, vieni da qualche altra parte. Ecco, purtroppo, ragazzi e ragazze, che vi devo dire, io no, io vengo dalla Terra, sono nata qui. Non ho mai sentito di appartenere a costellazioni sparse nel cielo, né tantomeno a stelle, perché vi ricordo che Sirio è una stella, quindi io mi sento di appartenere alla Terra e neanche al Sole, proprio alla Terra. Quindi raccontatemi pure quello che volete, ecco, però ecco, io non so che cosa dirvi. E alcune volte faccio anche fatica con alcuni, insomma, molta fatica. Non mi voglio addentrare su questo, però faccio un po' fatica. Allora, durante la seconda fase del rapimento, entriamo nel vivo di questa puntata, che cosa avviene? Allora, prima di tutto, questi esseri agiscono in maniera diversa a seconda della razza. Per quanto mi riguarda, quando ho avuto a che fare con la razza dei bianchi, sono sempre venuti loro direttamente. Quindi loro non si servono dei grigi, ad esempio, non si servono neanche del testa strana, o se se ne servono io non me ne sono mai accorta. Sicuramente non si servono dei grigi. Quindi tutte le volte che sono venuti a prendermi, sono sempre venuti loro. Di solito i bianchi sono in due. Quando vengono a prendermi. E per quanto riguarda la metodologia con cui mi vengono a prendere, io credo che abbiano poi una tecnologia abbastanza simile a quella dei bianchi, dei biondi, perché anche loro spesso nel momento in cui arrivavano c'era l'apertura del muro, il famoso foro che si crea. Ed è, non so proprio spiegarvi dal punto di vista tecnico come avvenga questa cosa, il perché riescano a farla, però posso descrivere, l'ho già fatto tante altre volte, che cosa succede, cioè il muro si apre, il muro, la finestra, il posto dove state, si apre, e quindi è come se ci fosse proprio una breccia, si crea una breccia, solo che non scoppia nulla, cioè la materia che compone quel determinato posto si accartoccia tutta intorno. Normalmente io ho visto che sembra friggere, assume un colore omogeneo che sembra quello della lava, però si capisce che è fatto di, direi, di luce, proprio di un qualche cosa. Di che ha una materialità diversa da tutto quello che io ho visto finora. E quindi a un certo punto, per esempio, si vede quello che c'è fuori, il balcone non è più diviso da una finestra. E la stessa quindi cosa la fanno sia i biondi che i bianchi che i grigi, quindi tutte e tre loro, anche il testa strana, tutti quanti loro hanno a disposizione questa stessa tecnologia. Dopodiché, un'altra cosa che posso dirvi che hanno uguali sia i bianchi che i biondi sono questa sorta di stivali sotto i piedi che gli permette di levitare e di muoversi volando, insomma. Tra le altre cose fa un gran casino, almeno tutte le volte che io l'ho visti utilizzarli, c'era un rumore assordante. C'era un rumore molto molto forte e sembrava un elastico, un fischio, un elastico fortissimo che vorticava. Il rumore è questo, almeno quello che ricordo è questo. E poi ci sono altri rumori intorno, dei rumori molto forti, dei rumori come se fossero dei fischi. E
Un'altra cosa che ho notato quando sono a letto e arrivano i bianchi è il tremore di una parte del letto. Questo mi è successo spessissimo. Cioè, il letto proprio comincia a tremare, tant'è vero che la maggior parte delle volte io penso che c'è un terremoto, insomma, spalanco gli occhi, a volte non vedo nulla, altre volte invece mi vedo questo essere altissimo, vestito di bianco, lui è già, i bianchi sono già alti di loro, intorno ai 2 metri, immaginate se magari stanno da 50 centimetri dal terreno perché stanno levitando in quel momento. Quindi normalmente i bianchi quando vengono ti prendono loro e non si servono di altre razze. I biondi invece poche volte li ho visti venirmi a prendere direttamente. Normalmente da quando ho 7-8 anni sono i grigi quelli che intercedono, cioè vengono loro a prenderti. E i grigi non hanno questi stivaletti sotto i piedi, quindi camminano come camminiamo noi. E tra le altre cose, l'ho già detto, si muovono in maniera abbastanza particolare perché fanno piccoli passetti e hanno questo modo di camminare molto veloce e quindi insomma si nota chi ha avuto a che fare con loro lo sa di cosa sto parlando. Quindi fanno tutti questi movimenti molto, molto veloci a scatti. Quindi ti prendono. Cosa succede poi là? Nella maggior parte delle volte io ho un blocco, nel senso che svengo oppure mi addormento, non so esattamente cos'è che fanno, però nel momento in cui riescono a prendermi sia i bianchi che i grigi o al testa strana, io da quel momento in poi ho un blackout. Quindi pochissimissime volte mi è successo di vedere, di sapere che cosa succede. Dal momento in cui i due grigi ti hanno preso, perché poi non è che sempre scappo, molto spesso capita, soprattutto in questi ultimi anni, in questi ultimi 7-8 anni, che vengono, mi danno la mano, io vado con loro. E a volte ho il ricordo di essere stata tirata su, non so spiegarvi in che modo, però sono stata trainata su. Nel momento in cui sono in questa sorta di veicolo, io ho solamente pochissimi ricordi della fase in cui appunto sono dentro. Ho ricordi che la maggior parte delle volte vengo fatta proprio sedere, c'è una sfilza di sedili. Ora immaginate, per capirci, immaginate un aereo. Però se avete preso insomma un aereo ci sono, no? Le sedute di solito sono 3 o 2 per fila. Immaginate invece che c'è una fila di soli un sedile e l'ambiente che ti divide dall'altra fila è molto ampio, tanto ampio, quindi non sono aerei, no? Sono qualcosa di più grande, molto più grande. Quindi veniamo fatti sedere su questi sedili veri e propri, di solito c'è un grigio che ti aiuta e ti chiude proprio una cintura come quella degli aerei, posizionata sulle gambe, insomma, scusatemi, sulle gambe, lo chiude e tu da quel momento in poi perdi conoscenza. Per quanto invece riguarda i bianchi, io non ho la più pallida idea, perché mi sono sempre svegliata nel momento in cui mi venivano a prendere. A volte il ricordo di essere a mia volta presa e fatta salire, cioè presa intendo magari sotto le spalle, quindi da sotto le ascelle, quindi tirata su, e io da quel momento in poi non ho proprio più ricordi. Quindi la fase del trasporto, per comprenderci, io non ho ricordi se non ecco piccoli, piccoli flash. Allora, per quanto riguarda adesso i bianchi, mi focalizzo un attimo su di loro, nella seconda fase di rapimento il posto dove vengo portata è molto difficile da descrivere. Perché? Perché io credo che questi esseri qui in particolare hanno a che fare sia con la nostra biologia, sia con alcuni funzionamenti del nostro cervello.
Quindi per quanto mi riguarda, tutte le volte mi sono ritrovata sdraiata su un lettino che però in questo caso era abbastanza comodo. Posso dirvi che avevo la parte dei piedi un po' più alta del corpo, insomma, diciamo dal bacino in giù, un po' più alta rispetto alla parte della testa. E normalmente ho le gambe leggermente divaricate e le caviglie allacciate da qualcosa, quindi sono bloccate. E non riesco a muovere il corpo. Ho come la sensazione spesso che la parte bassa del mio corpo è addormentata. E invece la parte alta, quindi le braccia, il viso, eccetera, eccetera, risponde minimamente al comando, però per esempio non riesco a mettermi seduta, non riesco a muovere completamente il braccio, riesco a muovere alcune dita. Infatti spesso io utilizzo questa tecnica che è quella di mettermi le unghie nella mano, stringendo forte, perché il dolore che mi procura quella cosa lì mi rende un attimo lucida e riesco a prendere meglio i dati. Insomma, ho notato che quando lo facevo riuscivo a prendere meglio i dati di quello che accadeva intorno. Ma la stanza, insomma, la struttura in cui io vengo portata da questi bianchi non ne ho mai avuto percezione pulita. Molto spesso l'ambiente intorno è abbastanza confuso perché in parte sembra come che ci sia l'informazione nel mio cervello che quella è in parte la mia stanza, ma poi in realtà non lo è, perché per esempio ai piedi del mio letto c'è uno spazio molto ristretto e invece in quella situazione io sono sdraiata e ai piedi del mio letto non solo c'è un bianco in piedi, ma dietro di lui c'è tutta un'enorme parete piena di strumentazione a cui mi collega. Quindi è chiaro che non può essere nella mia stanza. Quindi ci sono dei momenti in cui riesco a vedere che l'ambiente è abbastanza settico, è una stanza completamente chiara, direi pavimento come se fosse mattonato bianco e pareti grigie, a parte quelle in cui ci sta tutta questa strumentazione. Però ecco, molto, devo dire che purtroppo a volte proprio la composizione vera e propria della stanza in cui vengo portata quando sono con i bianchi mi è difficile da ricostruire. E come ho detto prima, normalmente su di me operano in due, intendo i bianchi, operano sempre in due, e la maggior parte delle volte o sono completamente sedata e quindi vengo svegliata per alcune frazioni di secondo e poi vengo di nuovo addormentata, o altrimenti quando sono sveglia c'è una procedura ben precisa a cui mi sottopongono, che è questa. Vengo appunto legata dalla parte, la parte bassa delle caviglie sono legate e la parte bassa del mio corpo viene collegata a un macchinario. Non so in che modo, però questa è una procedura di cui si occupa di solito il bianco che sta davanti a me. E poi ce n'è un altro alla mia destra che di solito è quello con cui interagisco di più, che collega invece la mia testa a qualcosa e lo fa attraverso ma anche quello potrei dirvi che è un macchinario, ed è fatto in maniera molto particolare, insomma, perché solitamente è una cuffietta di un materiale simile alla plastica, però morbida, tonda, che viene una cupoletta, insomma, che viene posizionata al centro della mia testa, e poi da lì escono dei filamenti, e questi filamenti all'estremità hanno qualcosa che può sembrare una ventosetta. Queste ventosette vengono attaccate, vengono posizionate in alcuni punti precisi della mia fronte e di tutto il capo, e quindi io ho proprio la sensazione che vengo collegata, viene collegato il mio cranio a qualcosa. E a volte queste ventosette mi danno molto dolore perché emettono un calore
fortissimo. Quindi ho proprio come l'impressione che mi si brucerà la pelle. Però io il giorno dopo non ho assolutamente mai avuto nessun segno di scottatura, di abrasione o di cose di questo tipo. È proprio anche qua io non, quindi non riesco a comprenderlo perché. Non so in come lavora quell'attrezzatura, resta il fatto che la sensazione che dà è di profondo bruciore. Poi quando vengo collegata al macchinario, scusate, perdonate se uso questi termini, però purtroppo non sono un'aliena, non so assolutamente descrivere in maniera migliore quella che è la loro attrezzatura. Posso dirvi la sensazione che ho avuto è sempre stata un po' particolare perché mi sono sempre chiesta perché avessero bisogno di attaccare qualche cosa di fisico alla mia testa quando, cioè, noi per esempio usiamo il wifi, no? Quindi, beh, sicuramente comunque questo macchinario, l'utilizzo di questo macchinario è dovuto al fatto che evidentemente quel macchinario svolge benissimo la sua funzione e quindi quando parlo di macchinario non immaginate qualcosa di scarso o ecco, non andate col cervello, con l'immaginazione a qualcosa che possiamo ritrovare nella nostra di tecnologia, assolutamente no. Resta il fatto che un po' il dubbio mi è sempre venuto, no? Anche quando vedevo altre cose all'interno, per esempio, delle basi, una dei dubbi maggiori era proprio questo, perché vedevo che c'era una strumentazione che faceva delle funzioni assolutamente non paragonabili a quelle nostre, a quelle dei nostri macchinari, però resta il fatto che erano macchinari, quindi non so, no? Io immaginavo, che ne so, quello che si vede nei film, no? Che ti fanno delle cose con gli scanner, con le luci, ma che ne so, insomma, col wifi, invece non è così, ecco, non è assolutamente così. Quindi hanno una tecnologia, utilizzano una tecnologia con noi quando ci portano in questi posti, ben precisa, che è totalmente diversa da quella che poi vedi in alcune astronavi, per esempio. Quindi, tornando ai bianchi, normalmente l'operazione quindi che fanno è di questo tipo qui. Quando ti collegano mentalmente, insomma, collegano la tua testa a questo macchinario che poi c'è cioè quello che mi sta sulla mia sinistra che maneggia, riescono proprio a, come se io fosse possibile livellarmi, quindi abbassare o alzare determinate produzioni di sostanze nel mio corpo e quindi a seconda di come livellano, io sono più o meno reattiva. Dopodiché, normalmente comincia una procedura che è quella di farmi vedere delle immagini. Io sono con gli occhi aperti, a un certo punto quello che ho di fronte scompare e cominciano ad apparirmi, però io ho gli occhi aperti, cominciano ad apparirmi proprio dentro la mente, mi cominciano ad apparire delle foto in 3D molto reali, normalmente di animali. E finita tutta questa procedura, normalmente io non ho ricordi, quindi è come se questa procedura servisse a fare in modo che viene collegata Angela, collegata a qualche altra cosa? Punto interrogativo. Normalmente questa procedura quindi avviene o mentre sono sdraiata su questo letto, con le caviglie ferme, eccetera, eccetera, però altre volte è avvenuta in una procedura diversa, cioè io ero seduta. Non c'era il secondo bianco che mi collegava ai piedi, c'era solamente un bianco che mi collegava a questo macchinario tramite la testa e quindi normalmente è questo quello che fanno. Mentre per quanto riguarda i bianchi, le procedure sono molto molto diverse. E molto. Scusate, mi sono mossa, ma molto più particolari. Allora, per quanto riguarda, io suddividerei in questa maniera le due tipologie. Ci sono delle procedure a cui vieni sottoposta mentre quando vieni presa e portata nelle basi, e ce ne sono invece di altro tipo, che sono le procedure a cui vieni sottoposta quando invece ti portano dentro proprio le loro astronavi.
E poi io sono stata sottoposta, adesso ho un ricordo di una sola volta, sono stata sottoposta sicuramente a qualche cosa che, beh, visto come stavo infilata, direi che si è trattato di insaccamento. E, vabbè, adesso fra un po' ve ne parlo. Quindi, le procedure alle quali sono stata sottoposta per quanto riguarda i biondi durante il prelevamento e fatta poi salire a bordo di astronavi hanno sempre riguardato delle funzionalità, credo, proprio mediche. Allora, una volta, ecco, vi racconto questa per farvi comprendere. Io una volta, intorno ai 23, 22, 23 anni, ho avuto un gravissimo problema durante l'estate. Avevo un gravissimo problema perché non mi venivano più le mie cose, avevo dei dolori fortissimi, avevo, insomma, parecchi problemi riguardante, insomma, la sfera riproduttiva. Quindi andai dalla mia ginecologa perché non mi sentivo bene, avevo tutte queste sensazioni, tra le altre cose. Insomma, io in quel periodo sì, avevo rapporti, però non avevo avuto compagni e quindi era impossibile che io potessi essere incinta. Però, insomma, l'idea ti viene sempre, anche se erano passati molti mesi. Quindi mi ricordo che andai a fare comprai dei test, questi usa e getta, e risultarono tutti quanti negativi, però uno positivo, quindi mi prese un colpo, anche se era assolutamente impossibile, insomma, no? Considerate pure che avevo 20 anni, stiamo parlando di 20 anni fa. Quindi andai da questa ginecologa per farmi una visita e con l'idea poi di chiederle se era possibile, insomma, effettuare un test di gravidanza, però mi rendevo pure conto che era, cioè, se una non ha rapporti da 7-8 mesi è impossibile, no? Essere in stato di gravidanza. E quindi, vabbè, comunque, quando venni sottoposta da questa dottoressa alla visita ginecologica, premesso che io già avevo avuto rapporti e già ero stata sottoposta ad altre visite. Comunque, questa ginecologa mi disse che avevo qualcosa che lei definì un imene molto spesso che andava rimosso chirurgicamente, quindi lei non era riuscita a procedere. Io rimasi stupita perché, insomma, le chiesi come era possibile, visto che, appunto, no, avevo avuto già altre visite, ero stata sottoposta ad altre visite, comunque avevo avuto rapporti tranquillamente, quindi era per me impossibile quello che lei mi diceva. Comunque lei invece mi disse che era possibile, che poteva succedere e rinviò, visto che eravamo proprio a ridosso del Ferragosto, rinviò la visita per fare, insomma, questo piccolo intervento che mi aveva detto che era proprio una sciocchezza. La rinviammo subito dopo, appunto, Ferragosto. Intanto mi diede delle analisi da fare, ormonali, e quindi, insomma, io poi andai a ritirare queste analisi, effettivamente erano tutte quante sballate, io ce l'ho ancora, avevo per esempio la prolattina molto alta, avevo, insomma, dei valori molto, molto particolari, molto strani. Quindi la chiamai, gli dissi, glieli lessi per telefono e lei mi disse: guarda, molto probabilmente qui ci sta qualche problema dal punto di vista ovarico. Io infatti sapevo di avere l'ovaio policistico e quindi lei mi disse che proprio quelle erano era la sintomatologia. Comunque, vabbè, io poi, visto che eravamo a Ferragosto, col tutto che non stavo per niente bene, decisi di andare in vacanza, di farmi qualche giorno al mare con degli amici. E durante quella vacanza io venni prelevata, fu una delle poche volte in cui venni prelevata in tarda serata e in un luogo pubblico, tra virgolette, perché io ero comunque in spiaggia ed ero da sola in quel momento. Era più o meno l'ora di cena, quindi erano tutti quanti a cenare, io mi facevo le passeggiate lungo la spiaggia ed ero in un posto molto molto isolato. E quindi, vabbè, mi vennero a prendere questi tre grigi, mi portarono su questa volta in un'astronave e io venni sottoposta a tutta una sequela di procedure che credo abbiano avuto a che fare con, insomma, con tutto il mio apparato riproduttivo. E mi ricordo che ero abbastanza spaventata col tutto che non sentivo nulla.
Ero abbastanza spaventata, avevo accanto a me una di quelle bionde, adesso per distinguerle vi spiego, quelle diciamo che sembrano tutte perfette o quelli che sembrano tutti perfetti, io li chiamo un po' plasticosi, no? Mentre accanto a me avevo una di quelle normali che sono indistinguibili da noi, se non perché appunto sono molto belle, sono alte normalmente intorno all'1,75, 1,80, insomma sono alte. E qui avevo una di queste qui accanto che mi rassicurava e mi diceva: non ti star a preoccupare, non, abbiamo quasi finito. Mi chiamava per nome, abbiamo quasi finito. Io mi sentivo molto, quando lei mi parlava, immediatamente mi calmavo e quindi sono stata sottoposta a tutta una sequela di procedure. Poi, quando sono stata riportata giù, vabbè, io mi sono svegliata dentro una tenda tra le altre cose che non era la mia. Il giorno dopo mi vennero le mie cose e poi quando andai a fare la visita ginecologica non solo era sparito tutto, cioè non avevo l'ovaio policistico, non avevo nulla, era tutto a posto, questo imene non c'era mai stato, insomma, no? Questo imene spesso non c'era mai stato. Quindi è molto probabile che la procedura a cui sono stata sottoposta era una procedura che ha risistemato qualcosa là sotto che non andava bene e che in qualche modo poteva anche inficiare eventualmente la mia possibilità riproduttiva. Però questo tipo di procedura, questa procedura, diciamo che è servita a sistemare un problema che potevo avere a livello ginecologico, non è la normalità, nel senso che questi esseri non è che si sono, non è che quando mi prendono si occupano di farmi il check-up o di aiutarmi dal punto di vista fisico. Perché ad esempio io ho avuto una malattia abbastanza importante agli occhi e non è che loro sono intervenuti a sistemarmi la cosa, io sono stata operata da umani e hanno fatto quello che potevano e insomma, quindi non sono, diciamo che nel mio caso non sono mai intervenuti per quanto riguarda problemi che potevo avere dal punto di vista fisico che i miei simili magari non potessero sistemare. Ecco, ho avuto l'impressione che in quel caso sono intervenuti perché evidentemente c'era qualche cosa di importante e probabilmente se l'avessero fatto i miei simili, chissà, no? Se poi io avrei avuto tutto, insomma, tutto normale da quelle parti. E dal punto di vista medico, per quanto mi riguarda, sono intervenuti, sto parlando sempre della razza dei biondi, sono intervenuti un altro paio di volte in situazioni in cui io avevo proprio la vita a rischio, perché una volta ero finita in coma per una reazione, io ho avuto nella vita moltissimi problemi di allergie. Soprattutto quando ero più giovane, soprattutto alimentari e reazioni allergiche ad alcuni farmaci. Quindi ho avuto una reazione allergica da ingerimento farmaci e quindi ho avuto un episodio di coma intorno ai 20 anni e lì loro sono intervenuti. Però ecco, non ho mai avuto l'idea che se io fossi in pericolo di vita e stessi morendo, questi mi salvassero, ecco. Diciamo che il fatto che loro siano intervenuti in quel momento c'era un motivo, c'era un discorso di funzionalità. Cioè non ho mai pensato che se io adesso decido di buttarmi di sotto, questo arriva Superman e mi salva. Ecco, mai. A parte che non mi è mai venuta manco l'idea di attentare alla mia vita, però nel caso in cui, non, per quanto mi riguarda, questi esseri so già che non verrebbero a salvarmi perché non è quello il loro compito. Sono intervenuti in alcuni momenti ben specifici perché c'era, non so per quale motivo, un interesse, una cosa che doveva andare in un'altra maniera, ecco, e quindi sono intervenuti. Però normalmente le procedure a cui vengo sottoposta quando mi vengono a prendere, quindi sono di diverso tipo. Per quanto mi riguarda, quindi, quando vengono a prendermi, andiamo e mi portano sulle astronavi, o è per situazioni come vi ho detto prima, o è in situazioni in cui mi fanno delle cose che
che non ricordo bene, perché io sono sveglia, accanto ho di solito una bionda o un biondo che mi tranquillizza, ma non ho ben presente quello che stanno facendo al mio corpo, perché il mio viso non si riesce a muovere, riesco a muovere a malapena gli occhi. So che stanno armeggiando sul mio corpo, perché li vedo intorno a me, ne vedo parecchi intorno a me, alcuni grigi anche che gli danno una mano, però non saprei dirvi che cosa esattamente fanno. Vedo che comunque quello che c'è intorno, la stanza, quelli che potrei definire i suppellettili, insomma, sono assolutamente qualcosa che io non ho mai visto da nessun'altra parte. Ecco, la stanza normalmente è molto minimale, ecco, minimalista, potrei dirla, descriverla così, molto minimalista. Poi sicuramente quella è la stanza dove fanno queste procedure, non credo che nell'astronave tutte le stanze siano così spartane, credo che insomma abbiano i loro gusti, abbiano le loro cose, quindi però non è che mi hanno fatto visitare i loro alloggi o la plancia di comando, io stavo in quella stanza lì, quindi quella ho visto, e probabilmente in quella stanza ci dovevano essere quelle funzioni. E quando venivano a prendermi, appunto, soprattutto in età giovanile, c'era una seconda fase in cui mi venivano date delle lezioni, di cui io non ho mai capito il perché, non ho mai capito la motivazione, e soprattutto non mi ricordo quasi nulla di quello che mi veniva, insomma, spiegato. Normalmente erano lezioni, potrei dirvi, di fisica e di chimica, in cui io stavo normalmente zitta ed ascoltavo questa, normalmente era una bionda che me le dava, queste lezioni si alternavano una bionda, più spesso una bionda e poi c'era anche un biondo, però io sinceramente non ho proprio ricordi, tant'è vero che più di una volta gli ho chiesto: ma perché me le date, perché tanto poi io non mi ricordo un cavolo, quindi non so perché mi vengano date queste lezioni. E neanche capivo poi, no, quello che mi dicevano, quindi in alcuni momenti mi sembrava di comprendere tutto, facevo anche dei dialoghi con loro, però poi quando tornavo a casa di tutta questa cosa qui avevo ricordi zero. Diversa invece è la procedura alla quale veniamo sottoposti, perché come ho già spiegato prima, quando mi vengono a prendere poi per portarmi nelle basi, non sono sola. Mentre tutte queste altre volte che vi ho spiegato, nella maggior parte dei casi sono da sola, sono stata prelevata anche dai biondi più di una volta, in cui c'ero solamente io come addotta di sesso femminile, c'erano altri addotti ma di sesso maschile, però è stato veramente una rarità, insomma, è successo veramente raramente. Normalmente, appunto, quando invece vengo prelevata per essere portata nelle basi, insomma, non sono da sola, siamo in parecchi, normalmente almeno perlomeno 7-8 persone. E lì le procedure sono completamente diverse. Ho come l'impressione che ci facciano tutta una sequela di cose preparatorie a. E allora, adesso prima di proseguire, c'è Lorean che mi ha segnalato alcune domande. La Gnoma, che intanto saluto tutti quanti quelli che mi stanno ascoltando, visto che un attimo faccio la pausa e vengo e vi saluto. Saluto Cristina Gravina D'Annunzio, Marinella Garavelli, Leo Longo, Antonella Vitelli, Sara Luigi, ciao a tutti, Michele Stella, insomma vi vedo tantissimi, ciao Orietta Corrias, la Gnoma, ciao Gnoma, Jessica Schiavone, Emanuela Ponti, insomma vi saluto tutti quanti, Daniela Dashwood, ciao, vabbè è chiaro, poi piano piano quando entro adesso vi vengo a salutare tutti. Intanto Lorean mi ha segnalato questa domanda: nel mezzo di trasporto da casa alla base o laboratorio, quante persone ci sono circa? E non saprei dirtelo, Gnoma, per quanto riguarda le persone umane, e normalmente siamo, ti ho detto, non più di 7
che veniamo presi, 7-8, ecco, cioè, penso che non superino mai la decina. Per quanto riguarda invece le persone vere e proprie, ci sono almeno, così a braccio ti dico perché effettivamente non l'ho mai contati, però saranno un bel po' di grigi, quindi almeno 5-6 grigi. E ci sono poi quelli che ho chiamato milizie, ci sono alcuni di loro, parecchi di loro, diciamo che loro forse sono la maggioranza. E per quanto riguarda invece i biondi, quelli vestiti di azzurro con questa maglietta e questa, posso dire, questi pantaloni, questa pantacollant, di solito ce ne stanno uno, massimo due, e gli altri sono tutti quanti, la maggior parte, vestiti. Le donne con il tailleur e gli uomini con pantaloni e via dicendo, però normali, e li riconosci perché sono anche loro, si capisce che non sono esseri umani, però sono, ecco, della tipologia, quella che ho detto prima, plasticosa. Non saprei dirti quante persone ci sono all'incirca nel laboratorio, ti direi che nelle basi ce ne stanno tantissime, perché quando sfilo, ecco adesso lo stavo per raccontare, quando faccio il corridoio normalmente ne vedo tanti, ne vedo tantissime stanze, si sembrano uffici, e all'interno di questi ce ne stanno parecchi dentro, quindi sinceramente non l'ho mai contati. Per quanto riguarda invece la stanza, perché poi nelle basi normalmente sono tre le stanze, dove ci portano nelle basi, quando tu sei nella stanza operano al massimo, almeno da quello che è successo a me, al massimo 3-4 di loro. Ecco, poi c'è Sergio Patella che chiede: scusa Angela, se la domanda fosse inappropriata non mi rispondere. Ti hanno mai rimproverato per la tua scelta di non avere figli? No, no, non mi hanno mai assolutamente rimproverato. Chiaramente in alcuni casi, diciamo più recenti, durante alcuni dialoghi avuti con uno di loro, della razza dei biondi, quello con cui ho più contatti, ecco, lui tra le altre cose non si occupa del mio rapimento, non si occupa di rapimenti, quindi lui si occupa di contatto. Con lui abbiamo parlato di questa cosa qua e insomma, ovviamente gli avrebbe fatto molto piacere se io avessi scelto di farne. Ecco, questo sì. Allora, poi la Gnoma mi risponde: quando sei con altre persone, riuscite a comunicare tra voi o almeno a scambiarvi qualche sguardo? A volte sì, allora, la maggior parte delle volte Gnoma, quelli che mi stanno intorno, gli altri umani come me che mi stanno intorno, sono completamente assenti, sembrano automi spenti, nel senso hanno gli occhi aperti, camminano, ma non sono assolutamente in grado di interagire con me. Alcune volte, molto raramente, mi è successo di poter interagire con alcuni di loro, in particolare ho raccontato di questo ragazzo incontrato durante un rapimento in una base, e io ero lì ferma e mentre attendevamo il nostro turno, sono riuscita a scambiare qualche parola con questo ragazzo e mi aveva detto appunto che lui era convinto che lo stessero portando a fare una nuotata. Tra le altre cose, l'ho già detto, era toscano, lui era toscano e mi ha detto anche come si chiamava, mi ha detto che si chiamava Andrea. Un ragazzo che all'epoca, insomma, questa cosa qui sarà successa 6-7 anni fa, all'epoca avrà avuto tra i 20 e i 25 anni, molto giovane, molto alto, di costituzione magra, quindi sto dando questa descrizione perché magari, non lo so, magari mi ascolta e si riconosce. Ti chiami Andrea, appunto, sei alto, sei di costituzione magra, hai i capelli lisci, portati lisci di castano chiaro, tra un castano chiaro e un biondo scuro, portati di lato con una frangia laterale corti. Probabilmente porti anche gli occhiali perché ti ho visto che avevi delle difficoltà visive. E quindi io con questo ragazzo qua sono riuscita a interagire, però ecco, cose di questo tipo. C'era un'altra volta un'altra ragazza che sempre mentre io stavo attendendo c'era questa ragazza che mi ricordo che tremava vistosamente e
E io gli ho chiesto se aveva paura di stare tranquilla perché non sarebbe successo nulla. E questa ragazza mi ha dato uno sguardo furtivo, però proprio era assente, Gnoma. Non, sono sottoposti in quel caso, quando ci portano nella base, sempre interviene il testa strana. Quindi sono in una sorta di ipnosi. Però ecco, quando io dico ipnosi, non vi dovete immaginare le nostre di ipnosi, perché non è così. Tu sei nelle mani di esseri, ecco qua apro una piccola parentesi per capire la differenza. Quando io dico che questi esseri sono tecnologicamente molto molto più evoluti di noi, è tanto difficile far capire che cosa intendo, perché se non si ha il contatto diretto è veramente complicato. Agli inizi di questo secolo la TV neanche esisteva. I nostri genitori, alcuni che hanno insomma intorno ai 30-40 anni, lo possono chiedere ai propri genitori, non sapevano che cos'era la tecnologia, quindi non avevano la TV, non c'erano i telecomandi, non c'era assolutamente internet e quindi immaginate che distanza dal punto di vista tecnologico che c'è tra i nostri genitori anche e noi, no? Adesso immaginate che distanza ci può essere tra noi, adesso, come ci sentiamo tutti tecnologici, no? Perché c'è il wifi, via dicendo. Immaginate esseri che hanno 4.000, 5.000, 20.000, 100.000, e potrei proseguire, anni più avanti a noi dal punto di vista tecnologico. Ma immaginate se questa cosa non riuscite a farla, immaginate voi stessi fra 20 anni. Fra 20 anni tutto quello che noi stiamo utilizzando, che ci sembra così avanzato, sarà antico, obsoleto. A volte, quando mi capitano tra le mani, per esempio, i CD, anche loro sono già obsoleti. Quando c'è stato un momento, io provengo dalla generazione che quando era piccola usava le musicassette, le famose musicassette, avere i CD era una cosa wow, spaziale. Quando c'è stata la possibilità di masterizzare un CD, per noi era una cosa incredibile. Adesso il CD è una cosa che non serve assolutamente a niente. Quindi immaginate quanto può progredire l'essere umano semplicemente in 10 anni, 20 anni. Quindi adesso fate le debite proporzioni. Quindi quando io dico che questi esseri utilizzano delle tecniche per le quali uno si muove e ha abbastanza coscienza sveglia per eseguire ordini, questo non significa che è la stessa nostra ipnosi, che è quel condizionamento che viviamo noi. Sono proprio cose diverse, quindi a volte ci riesce ad interagire, altre volte no. Allora, Cristina chiede, Angela, fino al muro è tutto chiaro, ma poi come andate via volando? Cristina, te l'ho spiegato. Allora, per quanto riguarda i bianchi, la sensazione che ho è che mi mettano proprio fisicamente le mani sotto le ascelle e vengo alzata, per cui ho la sensazione, per esempio, no? Fuori dalla finestra di casa dei miei genitori, prima avevamo un gatto e c'era la lettiera. Siccome mi vengono a prendere che sono nel letto, io esco, non è che mi fanno mettere le ciabatte. Non c'è più la finestra, c'è direttamente il terrazzo, io cammino lì e sotto i piedi sento i sassolini della lettiera del gatto, e mi fa anche abbastanza insomma ribrezza sta cosa Dopodiché mi tirano su sotto le ascelle, io ho la sensazione di essere tirata su, e poi dopo di là, da quel momento in poi, ho il nero, non ricordo assolutamente niente. E una volta però mi è successo questo quando ero molto molto piccola, è successo una volta che mi hanno riportato sul terrazzo sbagliato, vi spiego. Nel condominio dove abito, prima ci abitava di fronte anche mio nonno. E quindi quella mattina presto mi hanno riportato, mi hanno fatto scendere, cioè io mi sono svegliata mentre scendevo e piano piano riprendevo coscienza mentre poggiavo i piedi su questo terrazzo. Era inverno, io ero in pigiama, avrò avuto insomma pochi anni, insomma 7, 8 anni, 10 anni, insomma quell'età là, ero molto giovane.
ho aperto gli occhi nel momento in cui ho toccato con i piedi il pavimento gelato del terrazzino, mi sono resa conto che non era il terrazzino di casa dei miei genitori, ma era il terrazzino di casa di mio nonno. E io ho cominciato a urlare contro il cielo dicendo: vi siete sbagliati, questo non è il terrazzo mio, questo è il terrazzo di mio nonno, riportatemi a casa, adesso come faccio? Perché chiaramente le serrande erano chiuse e io poi come avrei potuto spiegare a mio nonno che stavo sul suo terrazzo? E quindi ho cominciato a urlare perché sapevo che stavano ancora lì, sapevo che stavano ancora in aria e che c'era ancora questo collegamento tra me e loro. Quindi poi sono stata, io la sensazione, vi racconto quella che è la sensazione che ho avuto. Io ho avuto la sensazione di levitare proprio, alzarmi, proprio la sensazione di stare nell'aria, di galleggiare nell'aria. Comunque sono stata riportata sul terrazzo di casa dei miei genitori. Avevamo appunto, in casa mia ci sono sempre stati gatti, c'era la serranda della cucina abbassata, io mi sono sgattaiolata dentro e mi sono messa a letto come se nulla fosse. Quindi non so spiegare altro, perché nel momento in cui c'è il passaggio, cioè nel momento in cui ci trasportano da una parte all'altra, non sei sveglia se non hai dei piccoli flash. Almeno io ho dei piccoli flash, e in tutti questi anni difficilmente ho avuto ho avuto la possibilità, per esempio, di vedere l'astronave o il velivolo da fuori, no? Perché normalmente hai piccoli, proprio piccolissimi ricordi, che poi agganciandoli l'uno all'altro, perché le astronavi sono sempre quelle, i mezzi di locomozione sono sempre quelli, quindi piano piano, agganciando un pezzettino più un pezzettino più un pezzettino, no, ti fai il quadro completo. Però dire che quando mi portano via, poi anche quando sto durante il viaggio io sono sveglia, non è proprio corretto dirlo. Quindi siccome io voglio dare dati, cerco di essere più precisa possibile. Allora, Daniela Dashwood chiede: li hai mai sentiti parlare tra loro? Sì, perché per esempio c'è stata una volta, con questa rispondo anche a, adesso vado su, rientro un attimo nel gruppo, c'era una domanda che qualcuno mi aveva fatto ieri che adesso non trovo, magari Lorean, se la trovi tu e poi me la metti da parte. C'è un ragazzo che mi aveva chiesto che cosa vedevo, se mi era mai capitato, insomma, di vedere da fuori cosa, come è fatta la Terra, eccetera, eccetera. Ecco, se me la posti, se me la metti, insomma, in privato, io poi leggo anche il nome della persona che me l'ha scritta. E allora, quella volta là, a un certo punto, durante la lezione, il pannello che doveva essere, insomma, penso la parete di questa astronave, è diventato trasparente e io in quel momento ho visto la Terra. La mia reazione è stata di assoluto terrore, e la cosa che mi ha colpito di più comunque non è stata tanto la Terra quanto vedere la luce del sole, perché la luce del sole è bianca. La nostra stella emette una luce bianca e quella è una cosa che io non avevo mai visto dalla Terra, quindi quella roba lì mi ha colpito tantissimo, perché non era possibile averla vista, cioè è fuori dagli schemi, fuori da tutti gli schemi rispetto a quello che uno normalmente è abituato a vivere. E quindi questa roba qui mi ha fatto andare completamente nel panico. Quello unito al fatto che vedevo che c'era questa nostra terra fuori, che quindi era ovvio, io non stavo là e i miei piedi non poggiavano su qualche cosa di fisico, non poggiavano su un elemento che io conoscevo, insomma un insieme di emozioni violentissime. Io ho cominciato a gridare aiuto come una pazza, ho cominciato a fare un casino,
a urlare aiuto. In quel momento sono arrivati, c'era questa bionda che mi stava dando lezione, sono arrivati altri due biondi che si sono in qualche modo rivolti a lei dicendole: non era pronta, te l'avevamo detto che non era pronta. Quindi a volte i dialoghi tra loro io li sento e li sento parlare tra loro. Quando li sento parlare, parlano una lingua, perché io li sento mentalmente, parlano la mia lingua, parlano, si rivolgono, cioè parlano in italiano. Quindi mi dà la sensazione che quello che io sento è in qualche modo, cioè, come se ci fosse una sorta di traduttore in quel momento nella mia testa, che mi permette anche di capire i dialoghi tra loro. Anche qua, non è lettura del pensiero, cioè non è, la telepatia non ha a che fare con la possibilità di andarti a leggere i cavoli tuoi dentro al tuo cervello. La telepatia che ho sperimentato io quando sono con questi esseri è identica al parlare, solo che invece di emettere suoni vocali, questi suoni tu te li senti direttamente nella testa. E credo che la stessa cosa avvenga per loro, insomma, sentono il mio parlare nella loro testa. Luciana Tedeschi chiede: perché tu, Angela, invece sei spesso cosciente? Luciana, ma che cacchio ne so, non ne ho la più pallida idea. Questa è una cosa che è sempre stata così. Credo molto probabilmente che è forse dovuta a certe particolarità biologiche, certi funzionamenti del mio cervello. Non ne ho la più pallida idea del perché. Tra le altre cose, quando viene il testa a cuore davanti a me, il testa strana, insomma, che si accorge che sono sveglia, tutte le volte mi dice: ah, ti sei svegliata di nuovo. Ora, svegliata non è neanche giusto come termine, perché non è che io sono sveglia come lo sono ora, che potrei scappare da una parte all'altra. Io, quel essere sveglia significa che tu hai un livello di coscienza più alto e che quindi riesci a cominciare a guardarti in giro e a immagazzinare dati. Però il corpo, per esempio, non mi risponde mica, cioè io non riesco a muovermi, soprattutto in alcune fasi. Quando sono appena stata portata nella base, quindi ci appoggiano a questo muro e piano piano ci smistano, io lascio il corpo che non mi si muove, cioè non reagisce, non riesco a scappare, non riesco a muovermi, sto lì ferma, riesco a muovere il viso, riesco, ecco, a interagire magari con chi è che c'ho accanto, però c'è appunto questa sorta di condizionamento che mi impedisce di scappare. Poi però durante il tempo che io sono là, nel momento in cui succedono determinate cose, a volte è come se tutto questo condizionamento se ne va a schifio e quindi torno ad essere Angela, comincio a correre come una pazza, a dire portatemi a casa e via dicendo. Per quanto riguarda la domanda che mi stava facendo prima, che dicevo chi era, ecco. Lorean me l'ha postata, era Claudio Roma che mi chiede: ciao Angela Stella, ti volevo fare una domanda, non so se la ritieni sciocca, ma dato che la NASA è un po' farlocca, in parole povere non è attendibile come ente, che non sia attendibile per me a volte lo è, insomma, magari non sempre, però a volte lo è. Allora, ti volevo chiedere, dato che come hai detto, in qualche rapimento hai avuto puntini puntini, insomma, questi esseri ti hanno portato oltre le basi sulla Terra, sulle loro astronavi hai sostenuto di aver visto la Terra, la domanda è: la Terra è rotonda a forma di geode o piatta? Mi fa ridere perché questa domanda me la riproponete sempre. E che vi devo dire, quella terra che ho visto io, che non ho nessun motivo di pensare quindi diversamente, quella terra che è la mia terra è tonda, non è piatta. Che sia un geoide, a me non, da fuori non l'ho visto così, da fuori era, a parte il panico che ho avuto, quindi cioè, voi non vi rendete conto che cosa è stato per me, quindi non è che mi sono messa lì a fare le misurazioni di quello che vedevo, era palese che era la Terra, era proprio palese, ecco, perché insomma le forme erano quelle dei continenti che c'erano sopra, però era tonda, ecco, tonda. La cosa che più mi ha colpito non è stata tanto la Terra, come vi ho già detto, perché bene o male, insomma, la Terra ce la fanno vedere, ci sono le foto e via dicendo. Quello a cui non ero assolutamente preparata è la luce. La luce che ho visto del nostro Sole mi ha assolutamente galvanizzata.
È una cosa indescrivibile. Ecco, indescrivibile. Vabbè, allora proseguo con. Adesso poi torno. Intanto Lorean continua a mettermi le domande da parte. Poi chiaramente io entro e leggiamo anche tutte le altre. Proseguo e volevo dirvi quindi le procedure a cui veniamo sottoposti per quanto riguarda la razza dei biondi nelle basi sono normalmente di carattere. Potrei definirli dei prelievi. Io a volte ho avuto l'impressione che fossero, potessero essere assimilabili a dei controlli, come che facessero dei determinati controlli per poi poter accedere a qualcos'altro. Questo qualcos'altro, adesso ecco, mi voglio un attimo soffermare molto bene su questo perché è un tema che non ho mai affrontato. Questo col qualcos'altro, questa diciamo la vera e propria cosa che poi ci fanno importante in queste basi, ha come finale normalmente si finisce dentro una cosa che potrei descrivervi in questa maniera: è un vascone. Con molto tondo, alto, abbastanza anche largo, dove veniamo immersi completamente. Normalmente io quando sono là dentro sono anche completamente nuda. E questo vascone è sotto a poggia come se poggiasse su una struttura, direi metallica. E non è trasparente nel senso che sembrerebbe fatta di vetro, anche se a sostegno di questa vascona c'è tutta una struttura che potrei definirvi di metallo, insomma, intorno, come se fossero dei cerchi, insomma, di metallo che la sostengono, qualcosa di questo tipo. E la stanza dove sei, dove c'è tutta questa struttura qua. È da quel che ricordo divisa da una sorta di struttura, da una sorta di pannello, ecco, chiamiamolo così, di pannello di vetro, dove dall'altra parte di questo pannello di solito ci sono un paio di biondi, ma a volte ho visto due o tre biondi anche dentro la stanza mentre io ero dentro questo vascone. Lo chiamo vascone di sospensione perché a me la sensazione che ho è che là dentro ci stiamo perché avviene una sospensione di qualcosa di noi. Questo vascone, è riempito di un qualche cosa che adesso non so descrivervi, vi racconto quella che è la mia sensazione. Quando venivo immersa in questa sostanza, chiamiamola così, sostanza perché è il termine che più mi si azzecca, quando venivo immersa in questa sostanza io avevo la sensazione, la paura che adesso sarei affogata, quindi sarei affogata, sarei morta perché morivo affogata e quindi non capivo neanche perché questi mi ci stavano mettendo e quindi ero lì nel pieno panico. Cercavo di trattenere il respiro il più possibile perché dico adesso affogo, adesso affogo, adesso affogo. E invece non affogavo perché questa sostanza non è acqua. Non è acqua, non ti bagna assolutamente, non è assolutamente niente di liquido. Tutto potrebbe essere tranne che un liquido. Se proprio, vi devo dire, maneggiandola tra le mani, perché a parte che ci galleggio dentro. Ma maneggiandola vi direi che ho la sensazione che sia qualche cosa di vischioso, ma non di bagnato. E forse un tipo di plasma, ma queste sono tutte congetture. Mi soffermo ai dati, ecco, la sensazione e i dati che ho potuto raccogliere sono vasche vere e proprie in cui sei immersa, galleggi, non è acqua. Non ti bagna e a un certo punto, mentre sei immersa in questa sostanza, ti spegni.
ti spegni, e credo che lo faccia anche la sostanza. Dentro questa stanza ci sono anche dei rumori che si sentono, che si avvertono, e dal movimento di galleggiamento a volte ho avuto la sensazione come che avevo nausea, avevo, non so dirvi poi se questa nausea era poi dettata anche dalla paura, non saprei dirvelo. Però ecco, credo che le procedure a cui veniamo sottoposti in parte possano essere interessanti, forse per vedere, per valutare alcuni parametri prima di metterci in questa vasca. Altre persone che hanno avuto a che fare con me in questi ultimi tempi, che hanno avuto a che fare poi con queste razze, mi hanno raccontato alcuni particolari di queste vere e proprie vasche. C'è stato un ragazzo che mi ha raccontato di un posto, perché poi queste vasche stanno dentro le basi, per cui tu sei in un corridoio molto lungo e anche molto ampio, e la cosa che più, per descrivervelo, la cosa che più lo ricorda potrebbe sembrare il sotterraneo di qualche ospedale, ecco, però chiaramente non è un sotterraneo di un ospedale. E tu sei là sotto e questo ragazzo mi raccontava che c'erano delle stanze, lui vedeva questi vasconi, era terrorizzato perché non ci voleva entrare, e una di queste bionde lo rassicurò, sto parlando non di quelle plasticose ma delle altre, lo abbracciò e lo tranquillizzò e ce lo accompagnò. E quindi questa è una procedura proprio standard alla quale veniamo sottoposti. E di questi vasconi io ho potuto vedere che ce n'è uno anche di un altro tipo, di un'altra conformazione, perché normalmente io mi ritrovo in uno di questi qui che mi sembra che sia verticale, ma ne ho visto anche uno che è orizzontale. E la cosa più vicina che potrebbe descrivervelo è una sorta di bara completamente trasparente, proprio una vasca, ecco, più che una bara, una vasca. Immaginate una vasca grande, dove voi siete immersi dentro e siete immersi però in questa cosa che io definisco sostanza, perché non ha a che fare con un liquido, non è liquida, non vi bagna. Resta il fatto che l'esperienza, benché poi io non sappia esattamente cosa avviene là dentro, perché appunto vengo sospesa, vengo messa in sospeso, nel senso che punto interrogativo quello che succede lì. Però mi lascia degli strascichi, ad esempio io ho il terrore assoluto nell'acqua, nel senso che ho un amore profondo per l'acqua, io devo vivere vicino a dei corsi d'acqua, sento proprio la necessità anche semplicemente di vederla. E ho proprio un rapporto molto particolare con l'acqua, mi calma molto, mi piace insomma starmene immersa, però non posso, per esempio, andare quando vado in mare, non posso andare se non tocco, mi prende proprio un panico che capisco e riconosco che è dovuto a questo tipo di esperienza subita dentro queste vasche di sospensione. E niente, allora, queste sono a grandi linee. Adesso poi, scusate che mi sono un po'. Forse va, è meglio prima che vengo nel gruppo, nella pagina e mi leggo, inizio dalle domande che mi ha messo da parte Lorean. Allora, la gnoma Jessica chiede: diversi addotti a volte dicono che certe cose vengono loro dette o fatte ricordare in base al fatto se sono pronti. Secondo te sono loro che ti preparano nel tempo oppure lasciano il tuo percorso di vita a esserlo o meno? Ecco, una cosa che posso dirti, Gnoma, che la mia esperienza è un po' diversa da quella che
raccontano i contattisti classici, ecco, l'ho già spiegato all'inizio della puntata. Il rapporto che io ho con loro è sempre stato di questo tipo. Se io sono pronta e quindi magari ho delle curiosità e faccio dei ragionamenti per fatti miei su un determinato argomento e poi mi capita magari di fargli una domanda, se ho azzeccato il ragionamento, se ho capito qualcosa, allora ne parliamo. Ma di loro sponte, diciamo, difficilmente mi è stato raccontato qualcosa, difficilmente. Quindi, quelle lezioni che mi venivano date quando ero più giovane, perché poi sono successe, insomma, mi hanno accompagnato fino a intorno ai 23-24 anni, dopodiché non me ne hanno più date. Non so a cosa servissero e non so neanche a cosa mi preparassero, perché cioè, poi nella mia vita mi sono occupata di musica, quindi di tutte quelle lezioni non è che mi servissero dal punto di vista lavorativo o dal punto di vista della vita di tutti i giorni. E quindi il percorso della mia vita l'hanno lasciato assolutamente libero, nel senso che io ho fatto quello che mi mandava di fare perché provengo da una famiglia di musicisti, c'era questa cosa nella casa e via dicendo, quindi non è una cosa in cui loro hanno influenzato. Però questa cosa che tu dici di essere pronti in qualche modo mi risuona, nel senso che il rapporto poi con alcuni, in particolare con uno di loro, è sorto forse perché a un certo punto sono stata anche pronta a incontrarlo nel senso perché questa determinata persona non l'ho mai incontrata fisicamente, però ad avere il contatto, ecco, questo sì. Però nel passato, quando ero giovane, già l'ho detto un paio di volte, io ho incontrato alcuni di loro, quindi al di fuori del rapimento. Quindi probabilmente alcune persone, per alcuni motivi, loro hanno piacere ad incontrarle e a volte per farlo si appoggiano a quelle che io ho raccontato. Secondo me, questo è un mio pensiero. Secondo me, proprio perché loro non vogliono traumatizzarti, non vogliono che a te ti pigli un colpo, insomma. Quindi si appoggiano spesso su quelle che sono le tue credenze, perché è più facile così, è più facile il dialogo. E quindi, insomma, no? Per esempio, ho raccontato che spessissimo, quando era il mio periodo religioso, venivano sotto forma di Madonna o di angeli, e per me era molto più semplice accettare quella cosa, quel rapimento o comunque quel contatto era molto più semplice. È difficile se tu non sei pronto, quindi se tu non sei pronto a fare tutta una sequela di ragionamenti e di prese di coscienza, direi, loro non sono invasivi, non è che vengono lì, almeno nel mio caso, non sono. Non credo che il contatto possa avvenire senza motivo e senza che loro non ti giudichino pronto, perlomeno in modo tale che questo incontro non infici la tua vita. Quindi, ecco, più di così, Gnoma, non riesco a risponderti. Allora, Antonella mi chiede: ma ti hanno mai rapita di giorno? Te l'ho detto, Antonella, solo quella volta là ho avuto la sensazione che quella volta che ho raccontato, e pochissime altre. Normalmente no, normalmente succede di notte. Normalmente succede in quella fase là, poi ci sono state pure delle volte che io a volte ho degli orari abbastanza strambi, ci sono state pure delle volte che sono venuti che ne so, di mattina, molto, che ne so, per le 8 del mattino, però normalmente ti dico che quando è il momento, quando è il giorno, normalmente succede che io in quel periodo fatalità, quando sono le 11 e mezza, già sto dormendo. Quindi di giorno personalmente no. Leo Longo chiede: Angela, hai potuto capire o intuire in qualche modo dove sono collocate queste basi in cui ti conducono? È territorio italiano e in quale regione del nostro paese? Allora, Leo, personalmente ritengo di essere portata in due basi ben specifiche. Sono sulla terra, questo lo posso dire, non ho la minima intenzione di dire dove sono collocate,
perché questa informazione non credo che serva a nessuno di voi, insomma, saperlo. E poi credo che queste informazioni, a parte che non lo so esattamente, cioè non è che posso dirti il paese e le coordinate, posso dare delle descrizioni di alcuni luoghi, però cioè non capisco dirlo a cosa servirebbe. Ecco, ho paura che questa informazione possa essere utilizzata per scopi molto biechi dai nostri simili. Quindi, a parte che poi queste informazioni molto spesso anche tantissimi altri addotti le hanno date, quindi bene o male, no? Qualcosa sia. Quello che posso dirti è che nello specifico i posti dove io sono stata portata sono uno sicuramente in alta montagna, sicuramente in altura. In altura ti posso dire che è in Europa, ecco, perché ho riconosciuto alcune montagne, quindi è in territorio europeo. E l'altra base è sicuramente in un luogo vicino al mare. Ecco, queste sono le informazioni che posso darti. Però sono assolutamente sulla terra. La cosa che posso dirti, come ho fatto a distinguere le due cose, e a parte, vabbè, la vista delle montagne, però a volte anche vicino al mare ci sono le montagne. Il fatto che ti dica che eravamo in altura è dovuto al discorso che io sono molto molto allergica alle punture delle zanzare. Mi fanno delle bolle astronomiche e ovunque io sia, se non sono spruzzata da capo a piedi di un qualche prodotto, a me mi fanno fuori. Cioè, se siamo in 10, stai tranquillo che prendono di mira solamente me. E più di una volta sono stata prelevata e portata in questo luogo in estate. Io ero o in mutandine o in pantaloncini corti, insomma i pigiami quelli estivi, e non c'erano animali, non vedevo, non c'erano zanzare, perché abbiamo fatto un tragitto, fai conto, di almeno 7-8 minuti per arrivare all'entrata della base. Nessun animale mi ha morso, cioè nessuna zanzara mi ha morso. Io non avevo spalmato sul corpo la Utan perché ero andata a dormire e in casa usavo le piastrine, quindi non c'avevo nulla nel corpo, ma sta tranquillo che se io non mi metto qualcosa nel corpo e scendo anche semplicemente attraverso e vado in balcone, mi mangiano viva. E non c'erano altri tipi di insetti, capito? Quelli che normalmente vedi. Quindi da quello ho dedotto che fossimo in alta montagna, proprio in una buona altitudine. E l'altra cosa che mi ha fatto pensare, che quindi c'era anche un'ossigenazione magari diversa, è il fatto che in testa avevamo tutti quanti una sorta di casco, perché io sentivo il rumore del mio respiro. Sentivo il rumore del mio respiro, quindi c'era qualcosa. Allora, Marinella chiede: l'immagine della Terra poteva essere una riproduzione su un visore a 360 gradi? Che Marinella, ma che ne so? Io ti dico che non ho nessun motivo per pensare che lo fosse. Io ho il pensiero che invece fosse semplicemente che in quel momento fosse importante che io prendessi coscienza di quello che era quella situazione e che fosse importante che io capissi veramente, profondamente, questi esseri erano esseri che non appartenevano alla nostra razza, insomma. Questa era una cosa, l'ho percepita come una cosa importante. Quindi io credo proprio al 100% di essere stata posta davanti alla nostra di terra e non era una riproduzione di nessun visore, perché non posso spiegartelo meglio il perché, perché capisco che razionalmente, ecco, te la rispondo così: razionalmente posso dirti che non lo so, poteva essere che quella parete si è aperta e in realtà era un visore. Però la mia sensazione è che non lo fosse, che quella era veramente la nostra terra e soprattutto quello era il sole. Allora, Katie, che saluto tantissimo, ti abbraccio forte. Scrive: ciao Angela, a mia
Aspetta, mi perdo qualcosa. Mia è una la mia, ecco, la L che non c'era. La mia è una banale e semplice curiosità. Vado col domandone. Ma ti spogliano e ti vestono loro o lo fai tu? Allora, mi fa ridere questa domanda. Allora, normalmente mi spogliano loro, mi spogliano soprattutto, mi spogliano innanzitutto, mi spogliano i grigi, ecco, con precisione. Non è che mi si mettono a spogliare i biondi o i bianchi, mi spogliano i grigi e normalmente i grigi a volte sbagliano qualcosina, ecco, a volte mi ritrovo con qualche pezzo in meno. E no, normalmente lo fanno loro, non ho ricordi di volte in cui mi sono svestita io. Altra domanda, quando venite prelevati, hai mai avuto modo di parlare con gli altri che sono nella tua stessa situazione? Un gran bacio. Ecco che ti ho risposto prima, pochissima, pochissima, pochissima interazione. Non ho mai incontrato qualcuno sveglio come me. In quelle situazioni. Le uniche due volte che mi è capitato è con questo ragazzo che ho detto che si chiama Andrea ed è della zona sicuramente toscano, e l'altra è questa ragazza che era palesemente, insomma, tremava, ma non so dirti se dal freddo o dalla paura, non lo so. Dalla paura mi fa un po'. No, perché siccome è successo spesso anche a me di tremare, ma tremavo dal freddo, perché la base, allora, anche quando ci portano lì, che è estate, tu normalmente sei come sei nel letto, quindi o sei in mutandine o sei in pantaloncini, a volte stai in canottierina, quindi finché sei fuori pure pure, la temperatura non è così gelida, ma quando sei dentro, la temperatura lo è. E quindi a volte mentre sei in attesa, prima di entrare nel corridoio vero e proprio che è la base, e sei appena scendi dall'ascensore, che sei in questo posto in penombra molto grande e con una struttura in ferro, sembra proprio una sorta di hangar, ecco, non so spiegarlo meglio. Poi adesso in questi giorni sto cercando delle foto che possono in qualche modo farvi comprendere, perché ritornerò su questi argomenti. Farvi comprendere, ve le mostro così vi descrivo proprio i pezzetti, pezzetti per pezzetti. Ecco, quando sei lì, molto spesso mi è capitato anche a me di tremare, ma tremare proprio a battere i denti. Quindi non saprei dirti se questa ragazza tremava per questo o perché aveva paura. Però al massimo dell'interazione, appunto, sono state degli sguardi che mi hanno lanciato, però che dirti, la maggior parte delle volte vedevo il vuoto dentro, non vedevo persone che fossero così coscienti di quello che stava accadendo. Allora, Silvia Ippolito scrive: Ciao Angela, hai mai notato se le persone prese insieme a te avessero caratteristiche comuni, che ne so, fisico sano, longilineo, età? Questa Silvia è una cosa un po' interessante, che adesso mi hai dato l'opportunità, vedi, sono importantissime le vostre domande perché mi danno l'opportunità di dire delle cose. Per esempio, quando ero piccola, diciamo più o meno ai 18 anni, da quando ero piccola fino ai 18 anni, avevo questa mia amica che adesso non c'è più, che lei mi raccontava del suo rapporto con questi esseri. Lei era convinta che fosse presa, che lei avesse contatti con quelli che erano jinn, li chiamava così perché nella sua religione sono previsti questi incontri. Quindi, e io e lei parlavamo di questo. Lei ovviamente non sapeva che io venivo presa e che avevo contatti, perché me ne sono sempre ben guardata di raccontarlo. E quindi lei mi raccontava della sua di esperienza e io non so perché gli dicevo: Guarda, secondo me fino a una certa età ti prendono, poi dopodiché non ti prendono più. E su questo la mia base di pensiero era dovuta al fatto che quando ero più piccola, tutte le volte che mi prendevano, le volte in cui c'erano altri, erano tutti bambini più o meno della mia età, o magari leggermente più grandi. Io non vedevo, che ne so, io piccola e adulti. E quindi mi ero convinta, insomma, che questa cosa qui avveniva fino a una certa età, dopodiché non ti avrebbero più preso. Ecco. Quindi, se posso dirti, la cosa che ho notato nella realtà dei fatti è questa divisione. Ecco, da quando sono adulta non ho più visto bambini. Questo non vuol dire che non ne prendano, ma non li prendono insieme agli adulti.
caratteristiche comuni non saprei proprio dirtele perché ho visto, no, fisico sano non saprei neanche dirti. Ho visto dalle persone in sovrappeso alle persone magre, alle persone calve, cioè di tutti i tipi, di tutte le età, di tutte le età. Ho visto persone, donne, anziane, superati i 70 anni, ecco. Così come ho visto giovani della mia età, quando avevo 20 anni o 40 anni e via dicendo. Quindi misti, ti direi misti, così com'è la popolazione. Io credo che le caratteristiche con cui avvengono questo tipo di rapimenti per quanto riguarda queste determinate razze, ecco, io non posso parlare delle altre razze perché l'ho già detto un sacco di volte, non lo so come operano, non sono mai stata prelevata da rettili, mantidi, non li ho mai visti all'opera durante i rapimenti, non ci ho mai avuto interazioni con loro di questo tipo. E per quanto mi riguarda, lo dico una volta per tutte, perché questa è una domanda che mi fate spesso su sta storia della mantide. Io ho molti dubbi che esista, comunque vabbè. E quindi non lo so, credo che comunque le caratteristiche siano più da riferire a un discorso biologico e non caratteristiche esterne. Ecco. Silvia Ippolito chiede: gelo tipo sala operatoria? No, direi proprio gelo da freddo, da freddo come se tu sei proprio, no, come se tu sei, io so che sono sottoterra, quindi proprio da temperature date dal fatto che sei sottoterra. Però poi quando entri nel corridoio, Silvia, cioè questo freddo c'è solo esclusivamente in quella zona dove attendiamo fuori dall'ascensore, quando queste milizie ti fanno poi scendere, ti appoggiano al muro, stai lì ad aspettare e quella zona là è veramente, veramente gelida, cioè fa proprio freddo di suo, non perché è una sala operatoria. Però poi quando sei nel corridoio e stai camminando per arrivare, insomma, per arrivare alle stanze, la temperatura non è più così gelida, direi che è normale, è l'illuminazione molto particolare, molto, molto bianca, ecco, di tipo bianco, molto molto splendente. Sembra che ci sia il sole, ma non c'è il sole. E adesso crescendo, insomma, anche noi abbiamo la luce, un certo tipo di luci nelle case, abbiamo la possibilità di avere questo tipo di luci, la riconosco come qualcosa di simile alla luce neon, molto molto chiara. Allora, Gianni Lamesa dice: quando si sono presentati con l'aspetto di Madonne o angeli, erano simili all'iconografia classica o come? Eh sì, già, Gianna, è proprio così. Addirittura quando venivano, avevano. La cosa che mi ha colpito, e da là poi ho tratto, ne avevo già parlato altre volte, la cosa che mi aveva colpito moltissimo è la cura dei particolari. Allora, io penso che questa cosa qua che loro fanno di apparirti come Madonna, come l'angelo di turno, sia dovuta al fatto che quella roba, quel tipo di pensiero, tu ce l'hai già dentro, nel senso che sei magari, o per qualche motivo religiosa o comunque sei dentro di te più facile accettare quel tipo di contatto. E quindi ti appaiono vestiti in quella maniera e sono vestiti proprio come li vedi nei quadri, per cui le donne hanno questa veste lunga, a volte addirittura una cosa che ho notato è la diversità del tessuto tra il mantello che portano sopra e la gonna. La diversità di colori anche la tipologia di colore non mi sembra qualcosa che potrei, per esempio, il marrone è proprio direi un marrone antico, preciso, quindi proprio una riproduzione quasi fedelissima forse delle vesti e delle immagini che noi abbiamo nei nostri quadri, ma una riproduzione proprio nei minimi particolari, anche nei merletti, come si chiama, nell'occhiello che serve per agganciare quel determinato bottone. Insomma,
una cura, ecco, una cura nei particolari molto, molto precisa. Quindi sì, proprio come quelli lì, proprio come quelli lì, come tutti si aspetterebbero di vedere la Madonna o come tutti si aspetterebbero di vedere l'angelo, ecco. Questa è la cosa. Allora, intanto vabbè, saluto tutti quelli che stanno ancora entrando. Adesso entro e comincio a leggere da dove vado, dal basso. Allora, Gnoma Jessica Schiavone dice: quindi, se quasi tutti sono incoscienti durante l'adozione, viene lecito pensare che ci siano molti, molti addotti inconsapevoli di esserlo. Guarda, su questo io ho un po' di dubbi, Gnoma, nel senso che se tu sei veramente addotto, lo sei da sempre, non è una cosa che inizia, che ne so, a 30 anni. Ci può anche essere l'incontro o il rapimento sporadico, non dico di no, però questa determinata razza opera con te per una linea genetica, normalmente l'ho già detto, se hanno preso te significa che c'è stata tua nonna, c'è stato qualcuno nella tua linea genetica, quindi è proprio una cosa che ti viene fatta da quando sei bambina e ti accompagna tutta quanta la vita. Ora, durante tutta questa fase che è la tua vita, faccio fatica a pensare che tu non abbia mai avuto il sentore, nel senso che, ok, non ti ricordi nulla, ma qualche flash ce l'hai. Qualche flash ce l'hai perché dentro di te lo sai che ti succede. Benché tu poi in gran parte quello, il fatto che tu non ricorda è dovuto al fatto che ti fa talmente paura che è il tuo cervello che esclude la possibilità. E quindi, come posso dirti, ho già fatto tante volte questo esempio, è come se tu appunto hai un profondo spavento e il tuo cervello tende a fare in modo che tu dimentichi quell'esperienza, così non sei traumatizzata. Quindi un po' intervengono loro, un po' lo fa il tuo cervello. Però adesso è il fatto che dentro di te lo sai, quindi che tu non abbia mai, mai avuto nessun ricordo, ma neanche flash o neanche un sogno, nessun dubbio, così mi fa un po' strano, ecco. Perlomeno i grigi, cioè perlomeno l'interazione con le razze con cui sei più a contatto nel momento in cui vengono, e quindi diciamo che quella fase un po' più delicata in cui magari non ti ha ancora fatto effetto, diciamo, quello che loro fanno per fare in modo che tu stia calma e che tu non ricordi, via dicendo, magari non ha proprio fatto effetto. È più facile, ecco, ricordarsi il grigio, ricordarsi l'inizio dell'adozione, o comunque la fase finale, ad esempio, la fase finale quando ti riporta, quando sei già nella tua camera e ti stanno rimettendo a letto, perché normalmente ti rimettono proprio nel letto, a volte ti ricoprono pure, ti rimboccano le coperte. Adesso poi sembrerà di ridere, ma lo fanno sul serio, quindi io ve lo dico, con me lo fanno, quindi penso che lo facciano anche con altri. Mi fa strano, insomma, Jessica, che tu non ricorda, non te intendo in generale, che un addotto non ricordi proprio nulla, un po' strano. Luciana, torno, rileggo la tua domanda, perché spesso sei cosciente? Non ne ho la più pallida idea, credo che sia un funzionamento, penso di non essere la sola, Luciana, perché se tu ascoltavi l'intervista che mi ha concesso una 2 settimane fa Sara, la trovi nella mia pagina, non era questo venerdì passato che ho fatto con Ivan, quello prima, trovi l'intervista che ho fatto a Sara, e lei pure è perfettamente cosciente, anzi ti dirò, non solo lei parlava proprio della sua famiglia, quindi non solo lei è cosciente, lo è tutta la sua famiglia, molti di noi lo sono. Il problema è che se non se ne sente parlare è perché uno normalmente lo evita. Eviti di parlarne di questa cosa, come io ho fatto per buona parte della mia vita, perché non ti vuoi far sentire, non ti vuoi sentire giudicata pazza, non vuoi farti sentire giudicata cretina, ma anche perché c'è questa immagine magari dell'addotto. Un po', no? Ormai si è creato quasi uno stereotipo dell'addotto che sta lì terrorizzato e quindi non si ricorda bene le cose. E quindi tu non vuoi essere messa in tutta questa roba qua. Vedi poi tra le altre cose che non si fa mai giorno, quindi dici: ma perché raccontarlo? A che serve, no? Che
Quindi uno si fa, ecco, è più facile che chi si ricorda coscientemente tutto si fa i cavoli suoi, legge quello che c'è in giro, si fa la sua idea e magari interagisce solo con alcune determinate persone, perché io non penso di essere tanto diversa dagli altri, eh. Io almeno facevo così, mi facevo i cacchi miei, leggevo tutto, ero iscritta ovunque da sempre. Ho comprato sempre riviste, libri, eccetera, eccetera, però interazione vera e propria ce l'avevo solo se leggendo quello che poteva raccontare qualcuno riscontravo determinate cose che mi facevano capire che quella persona aveva avuto la mia stessa esperienza. E ti dirò, Luciana, per molto tempo io ho pensato pure, no. Dico, se tutti questi vedono che ne so, rettiliani, eccetera, eccetera, faccio fatica perché per me, no, io vedevo tutt'altro, quindi. E mi faceva proprio anche fatica pensare che queste persone, ecco, si ricordavano Flash, quindi che interazione poteva avere. Quindi è per quello, ma ce ne sono tante che sono coscienti, molte, molte di più di quello che si pensa. Allora, Kira chiede, nonostante che si possa credere a forme di vita extraterrestri nonostante tutto ci abbiano visitato, è molto dura credere a tutte queste cose senza poter confutare delle prove, però è tutto molto interessante. Gnoma risponde, dal mio punto di vista, se vivessi un'esperienza simile, anche molte volte, il mio primo pensiero non sarebbe procurarmi delle prove. Allora, io non ci ho per esempio mai pensato, anche se a dire il vero, per lungo tempo nelle mie stanze ho montato chiaramente delle telecamere infrarossi, ovviamente, no? Chiaramente non hanno mai ripreso nulla, e fatalità, in alcune volte non funzionavano di loro, e quindi non ho mai avuto prove. Però prova a farti questo tipo di pensiero, non so, non è detto che tu debba essere d'accordo, Kira. Ma secondo te, no? Se io adesso chiedessi a questo essere con cui io sono in contatto di venire qui una sera, un venerdì sera, e di fare la trasmissione con me, Ma secondo te la gente crederebbe veramente che questo qui lo è? Cioè, qual è la prova che servirebbe a tutti per confutare senza ombra di dubbio che questi esseri ci sono? Perché guarda che girano filmati, guarda che girano video, la maggior parte sono fake clamorosi, però qualcosa c'è in giro. Se ne parla ormai da tantissimi anni. Io ti assicuro che se neanche, anche se qualcuno di loro, mettiamo adesso in questo momento, atterrasse in una città, in una sola città del mondo, e ci fossero un sacco di persone che riprendessero la scena, compresi i telegiornali, sta tranquillo che tutta la popolazione mondiale si dividerebbe in due, metà che ci crede e l'altra metà che non ci crede. Quindi in questo momento storico, a chiedere delle prove. Magari c'è una prova che a te ti convincerebbe e all'altro no, quindi non ha proprio senso. Io credo che abbia senso invece fare l'unica cosa interessante, cioè tutte queste persone, compresa me, che dicono di avere contatti con questi esseri a vario titolo, contattati, canalizzati e via dicendo, no? Perché se sei canalizzato e l'altro magari non lo è, significa che per avere quella canalizzazione anche il tuo cervello deve funzionare in una certa maniera, il tuo DNA deve funzionare in una certa maniera, la tua biologia. Se tu sei preso, sei un addotto e quello che ti abita accanto no, quello di sopra no, perché non è che ce ne stanno così tanti come si crede di addotti. Allora, queste persone qua, compresa me, hanno evidentemente delle funzionalità diverse. Non sto dicendo né migliori né peggiori, che si capisca bene. Né migliori né peggiori, diverse. Diverse. Quindi, se noi intraprendessimo questo tipo di studi, allora forse tante prove, quelle prove che stiamo cercando, ce le avremo talmente sbattute sotto al naso, perché cominceremo a fare degli studi concreti sul DNA, perché
per esempio, su alcune particolari funzioni del DNA. Il fatto che questi esseri non si palesino è chiaro che è dovuto alle condizioni in cui siamo ora. Non saremmo pronti, non siamo pronti. Quindi di conseguenza questa cosa avviene così per questo motivo qua. Ma nel momento che la nostra tecnologia prosegue, quindi anche il nostro cervello, però ecco, vorrei anche far capire, all'inizio, nel 1900, tra gli anni 20 e gli anni 40, insomma, in quel periodo là, dal punto di vista delle scoperte, del passi avanti che ha fatto l'umano, cioè, pensate che ne so a Bohm, a tutti questi, ai fisici, allo stesso, insomma, adesso ci sono state delle scoperte in quei periodi, negli anni proprio all'inizio del secolo scorso, nel secolo, insomma, tra il 1920 e il 1947, insomma, prima delle guerre, ci sono state delle scoperte clamorose. Clamorose, eppure la tecnologia non era assolutamente paragonabile a quella che abbiamo adesso. Quindi c'è da andare a fare un discorso appunto di evoluzione mentale, di certi parametri di logica mentali, e poi questi parametri andrebbero un po' quindi assemblati al nostro progresso tecnologico. Quindi, se facessimo questo, molto probabilmente, studiando in questa maniera, scusate, studiando in questa maniera gli addotti, ci si potrebbe trovare non solo con delle prove, ma anche con degli studi molto avanzati che ci permetterebbero anche di comprendere alcune funzionalità dell'essere umano che per ora sono lasciate così un po' allo sbando. E a questo proposito, ecco, mi aggancio perché questa sera io volevo parlare anche del fatto che molti pensano che sia l'addotto è speciale perché, per esempio, il suo DNA, scusate, il suo gruppo, no, sanguigno è di una determinata cosa. Molti dicono: ah, è lo zero, e altri dicono ancora: no, non solo deve essere lo zero, ci deve essere anche il fattore RH negativo. Quindi c'è l'idea che, siccome l'RH negativo nelle scimmie non è presente, allora sicuramente chi ha l'RH negativo è alieno. Ecco. Bene, per me le cose non stanno così. Dal punto di vista tecnico, vi dico che per quanto mi riguarda, non solo adesso, insomma, per esempio, ecco, Sara, la signora che ha avuto che ha raccontato la sua esperienza 2 venerdì fa e che ha detto appunto che questa cosa qua interessa la sua famiglia, lei mi ha detto che nella sua famiglia, perché io questa domanda a lei l'ho fatta, questa sua famiglia hanno lo A, il gruppo sanguigno A positivo. Per quanto mi riguarda, io ho lo zero negativo, ma molte delle persone che conosco, che sono state prese insieme a me, non hanno l'RH negativo né tantomeno lo zero negativo. Quindi, da quello che io ho potuto constatare dalle persone con cui parlo, da quelle che mi raccontano esperienze identiche alle mie, dalle persone che io ho visto che sono facente parte a volte anche della mia vita, quindi alcune di loro le conosco bene, so perfettamente che non hanno né lo zero negativo né l'RH appunto negativo. Quindi mi pare ovvio che questi esseri scelgano per altri parametri. E il fatto che noi pensiamo che il parametro importante sia l'RH, questo è dovuto all'idea che ancora noi non ci siamo scrollati di dosso, che questi esseri sono intervenuti sulle scimmie e hanno, come dire, velocizzato quella che è la nostra evoluzione. Io non sono d'accordo da questo punto di vista proprio no. Loro non sono intervenuti velocizzando quella che sarebbe potuta essere il normale sviluppo delle nostre scimmie antropomorfe. Per quanto mi riguarda, tra le altre cose, su questo pianeta, fra miliardi di anni, milioni di anni, non lo so, insomma, è molto probabile che chi si evolverà veramente ha a che fare con l'acqua, con il mare.
Ecco, i cetacei al primo posto. Quindi, se vogliamo proprio parlare di una specie, diciamo, autoctona di questo pianeta, però, insomma, poi magari arriveremo anche a toccare questo argomento, chissà in quale puntata. Comunque, tornando a quello che stavo dicendo prima, noi siamo stati e siamo un esperimento nato dalla fusione di alcuni materiali genetici presi dalle scimmie antropomorfe unite a qualcos'altro X. Quindi la nostra razza, cioè il proseguimento della nostra razza, è una cosa nata evoluta per creare qualche cosa ex novo che senza quell'intervento su questo pianeta non ci sarebbe mai stata. Quindi noi non ci saremmo mai stati. Non è che la scimmia fra miliardi d'anni diventa un sapiens sapiens. Perché nella scimmia non sono stati introdotti determinati geni per farcelo diventare. Chiaro? Quindi noi siamo il prodotto di un esperimento che ha condotto alla creazione, in tanti, 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 tantissimi anni, di una razza ex novo che non ci sarebbe stata. Quindi tutti noi, dal primo all'ultimo, sangue A, sangue B, sangue AB, sangue 0, RH positivo, RH negativo, tutti noi siamo di origine, tra virgolette, aliena, in parte, perché è ovvio che il materiale che ci compone dal punto di vista genetico non è tutto autoctono di questo pianeta. Quindi andare a dire che, anche qui, quando uno dice che questi esseri rapiscono in maggior scelta quelli con lo zero negativo, per me è una grande stronzata. Prima di tutto, gli zero negativo sono in percentuale molto più bassa rispetto agli altri, infatti io di zero negativo ne avrò incontrato, beh, non è che sapevo tutti gli altri, però tra quelli che conoscevo ne ho visto solamente uno in tutti questi anni. Quindi è più probabile invece che all'interno invece del gruppo sanguigno vero e proprio, quindi A, B e AB, ci siano all'interno delle peculiarità che servono a fare determinate cose. Per esempio, in una vecchia puntata mentre facevo delle ricerche, mi ero imbattuta in una strana casistica che mi aveva fatto pensare che qualche interesse da questo tipo, da questo punto di vista, ci poteva essere, perché mi ero imbattuta sul discorso che le donne che presentavano il sangue zero positivo, ma anche zero negativo, dopo il primo, a parte, insomma, se l'esito del, cioè se non avevano avuto problemi appunto col discorso, no? Che se una donna è zero negativo e ha un compagno con il sangue positivo, e poi a un certo punto può essere che durante la fase, no? Il bambino abbia preso il sangue col fattore positivo, e quindi soprattutto durante la fase del parto ci può essere stato scambio di materiale sanguigno, genetico, tra, insomma, di liquido tra la mamma e il feto. Allora la mamma scatena tutta una sequela di, cioè il corpo della mamma scatena tutta una sequela di risposte insomma, immunologiche, fanno sì, no, che devi fare una puntura, perché altrimenti il prossimo figlio potresti, ecco, come dire, potrebbe non attecchire. Adesso uso questo termine per farmi capire. Comunque, mentre facevo tutte queste ricerche, mi sono ritrovata sul fatto che alcune tipologie di sangue avevano delle caratteristiche molto particolari che permettevano o meno la prolificazione. Adesso non mi viene in mente, non mi viene bene la parola. Comunque succedeva questo, ecco, in soldoni, che tu potevi fare un primo figlio e andava bene, il secondo figlio andava bene, il terzo figlio, già dopo il terzo figlio tu eri più avevi più possibilità di non portare a termine la gravidanza. Quindi, come che
alcune tipologie di sangue hanno un'alta incidenza di aborti spontanei rispetto ad altre. Quindi, non so, potrebbe essere che facendo degli studi mirati anche da questo punto di vista, per quanto riguarda i gruppi sanguigni veri e propri, si potrebbe scoprire che ognuno di loro ha delle peculiarità, delle particolarità, delle cose che lo rende interessante. Per esempio, non so, penso che molti di voi lo sapete, che il plasma del sangue AB è considerato è il donatore universale di plasma. Quindi dire insomma, no, che c'è questa storia che lo zero RH negativo è il più puro perché non può essere, insomma, non può ricevere questo altro sangue da altri, eccetera, eccetera. Io credo che queste cose qui hanno, insomma, forse anche poco interesse per questi esseri. Credo che le cose più interessanti sono nascoste nel nostro DNA. Credo che nel momento in cui veramente iniziamo a fare studi concreti, qualche cosa di particolare lo potremmo trovare che ci aiuti anche a comprendere che cosa interessa a questi esseri, insomma, no? Mi vengono in mente, ad esempio, tutta la storia dei campi morfogenetici. Ci sono state, io questa la dico spesso, questa. Ci sono stati degli studi, no? Per esempio hanno fatto, ecco, uno degli esempi che mi viene più in mente è questo, cioè hanno preso un contenitore, all'interno di questo contenitore hanno creato il vuoto e quindi l'unica cosa che è rimasta dentro questo contenitore erano i fotoni, insomma, quelle, come posso spiegare, le particelle di luce, no? Quelle più elementari. Hanno cercato di capire come erano distribuite, cioè la posizione dove stavano, eccetera, eccetera. E si è visto che questi fotoni si mettevano casualmente, si disponevano proprio casualmente in questo contenitore. È stato poi inserito all'interno, del DNA e immediatamente si è misurata una distribuzione proprio logica, una distribuzione posizionata dei fotoni. E cioè si erano come che solo la presenza del DNA ordinasse ai fotoni di schierarsi in una certa maniera. Io non so se vi rendete conto che cosa vuol dire, non so se vi rendete conto della portata, cioè significa che noi abbiamo il DNA che interagisce con il fotone, che è la pi più piccola particella che poi compone tutto quanto. E il bello è che poi, quando l'hanno, insomma, è stato rimosso il DNA dal contenitore, tutti i fotoni sono rimasti ordinati. Quindi è come che poi c'è in qualche modo nel nostro DNA qualcosa, un'energia molto particolare, un'energia proprio quella che io in qualche modo ho chiamato nelle sue varie declinazioni, no? Matrice, anima o spirito, insomma, che sono poi manifestazioni diverse con diversi stati di coscienza della stessa energia vitale. Come che questa energia vitale abbia di sé una sola cosa, cioè che è ordinata e quindi quello che va cercando è il caos per ordinarlo in qualche modo. E chissà, no, se noi potessimo veramente portare avanti questo tipo di studi, che cosa riusciremmo a comprendere? Che cosa riusciremo a comprendere di quello che è veramente, veramente la nostra composizione più profonda? Cioè, considerate che il nostro DNA può forse, se possibile, questi studi cominciano un po' a farcelo comprendere, no? Che il nostro DNA è tutto collegato, quindi è come se ci fosse veramente un'ipercomunicazione, l'ho detto altre volte, è come se fossimo tutti quanti in rete. In rete, quindi magari in questa rete ci si scarica un'intera coscienza o la vita. Ci sono un sacco di cose che noi dovremmo cominciare veramente a studiare. Queste informazioni che la scienza potrebbe darci ci potrebbero mettere in qualche modo al di fuori di quel
cacchio di calderone che spiegavo e spiego sempre nelle mie puntate, in cui dico appunto che tutte le conoscenze poi sia passate che presenti vengono poi mestolate in un calderone di superstizioni, di stronzate, quando nella realtà dei fatti, se si portassero avanti degli studi belli concreti, si scoprirebbe per esempio il perché tu, se pensi a una persona, questa persona 2 minuti dopo la incontri, la chiami, ti chiama, si potrebbero spiegare tantissime cose. Ma già la natura intorno a noi ce lo spiega. Pensate, per esempio, che ne so, mi vengono in mente le api o tutte queste forme, no, di vita che hanno un certo tipo di organizzazione, no? Per esempio, togli l'ape regina dal posto, le api continuano tranquillamente a vivere anche se l'ape regina la porti a chilometri. Se tu l'ammazzi, immediatamente tutte le altre cominciano a morire. Ma come fanno le api a sapere a chilometri di distanza che la regina è morta? Lo sanno perché ci sono i campi morfogenetici, cioè la natura lo è già. È già il DNA in natura è già organizzato. Gli animali sanno già come muoversi. Molti animali vengono al mondo e sanno già come comportarsi, sanno come orientarsi, sanno qual è la forma più logica per costruire determinate strutture. Come fanno a saperlo? Il nostro DNA ha una parte che è la maggior parte, che ancora adesso nessuno di noi sa a che cavolo serve. Ed è assurda questa cosa, perché noi viviamo veramente, io a volte rimango, quando poi vado su questi argomenti, scusate, vado proprio, cioè mi pare assurdo che le cose stiano così. Com'è possibile che noi non sappiamo un cavolo di come siamo composti? Non sappiamo nulla di come siamo composti, eppure siamo composti tutti di DNA, non sappiamo come funziona, e poi stiamo qui ad avere una società in cui si spendono miliardi per fare le guerre, cavolo ne so, no? Per mettersi miliardi dentro la banca, adesso vogliono andare su Marte, su quello, su quell'altro, quando ancora non sappiamo nulla di noi. È assurdo, cioè noi tutti quanti moriamo, ci ammaliamo, quando basterebbe proprio dare alla ricerca scientifica tutte le risorse, perché certe ricerche cioè ci collegano tutti, interessa a tutti noi. Potremmo fare delle scoperte strabilianti, potremmo cambiare completamente la nostra vita, potremmo capire un sacco di cose. Vabbè, adesso torno nella mia pagina Facebook e intanto do priorità alle domande che Lorean mi ha messa da parte, che la ringrazio tantissimo, grazie. E leggo se ce ne sono altre. Sì, allora. Aspetta un attimo, vado avanti. Allora, Marinella chiede: hai mai più visto due copie come hai raccontato in una puntata? Marinella, effettivamente no, le ho viste solamente in quella volta. Non sono sicura che fossero effettivamente mie copie perfette, nel senso che io non le ho toccate, le ho solo viste, quindi potevano essere anche rappresentazioni in 3D. Perché in quel momento, quando io le ho viste, mi stavano spiegando determinate cose, però, come ho detto altre volte, io non mi ricordo che quello che cavolo mi dicono la maggior parte delle volte. Quindi no, non le ho vi più viste, le ho viste solamente in quell'occasione e non ho mai più visto copie. Ragionandoci razionalmente, mi chiedo a cosa possano servirgli, insomma, faccio un po' fatica a credere che possano servirsi di copie di esseri umani quando c'hanno già l'originale. Quindi no, comunque no. Allora, poi Sergio chiede: a proposito dei fake, potresti lasciare il link dei filmati che ti sono sembrati più realistici? Sì, Sergio. Allora, a parte che adesso lo metto anche nel gruppo Alieni Umani una questione di contatto, insomma, vi invito ad iscrivervi se volete partecipare a questo gruppo di studi.
Sì, ne metterò qualcuno. Avevo messo un filmato, mi sembra in una vecchia puntata, sotto alcuni commenti avevo messo un filmato che avevo trovato in internet, dove vengono presentati vari tipi di grigi e per me, insomma, io non ho mai avuto a che fare con nessuno di loro, però c'è a un certo momento si vede un pezzettino in cui si vede un grigio, non so se esattamente è un grigio o è la rappresentazione di un grigio. Comunque, chi l'ha fatto, Madonna, l'ha fatto veramente, veramente bene. Sembra proprio lui. La cosa che mi lascia un po' perplessa è che si vede questo grigio che si nasconde. A parte che il filmato è in bianco e nero, non è proprio perfettissimo, però insomma, il grigio si vede abbastanza bene. La cosa che mi lascia un po' perplessa è che vedo questo grigio come se fosse un po' timido, che si nasconde dietro un si vede una sorta di femore di un essere molto più ampio. Io quell'essere lì ci ho pensato un sacco, non riesco a immaginare a cosa possa corrispondere. Quindi questo mi fa pensare che forse quel filmato non è originale, però chi l'ha fatto sapendo esattamente come sono i grigi, insomma. Quindi adesso poi lo riposterò anche nella mia pagina, anche nel gruppo, insomma, così potrete, insomma, vederli tutti. Allora, Kira chiede: mi puoi descrivere fisicamente questi esseri di cui parli? Allora, Kira, ti dovrei fare 20 puntate. Ci sono le puntate sul canale dove mi stai ascoltando. Se tu vai nelle puntate dietro, insomma, troverai tutte le descrizioni. E adesso ti faccio una descrizione sommaria delle razze con cui ho a che fare. Io ho a che fare con una prima razza che ho chiamato grigi, perché effettivamente sono grigi, sono piccolini, hanno un aspetto che sembrano dei bambini, con questi occhi molto molto grandi, un nasino piccolo, questa bocchetta appena accennata, e sono forniti di membra molto lunghe, e sono completamente nudi, anche se non è che gli si vede il sesso. Comunque sono nudi, nudi nel senso che hanno questa pelle grigia che li riveste completamente, anche la testa. E hanno come particolarità queste dita delle mani molto molto lunghe. Poi ho contatti con un'altra razza che ho definito bionda, ho definito la razza dei biondi, non tanto perché sono biondi, ma perché sulla nostra terra quelli che appartengono a questa tipologia sono i nostri, insomma, biondi, quelli nordici, quelli appartenenti, insomma, a quel tipo di caratteristiche fisiche, e siccome loro gli assomigliano un po', era il modo, insomma, per descriverli meglio. Questo non voglio dire che sono tutti quanti biondi, assolutamente no, alcuni hanno anche capelli castani, alcune donne addirittura ce li hanno proprio scuri. Quello che li contraddistingue da noi è dei tratti somatici molto molto belli, molto belli, molto particolari, sguardi particolari, occhi normalmente molto chiari. E poi c'è un'altra razza con cui ho a che fare, che ho definito la razza dei bianchi, perché effettivamente sono così. Sono sempre una razza umanoide molto alta, loro sono gli unici che ho visto alti arrivare fino ai 2 metri. 2 metri, anche qualche volta superarli, ma non di tanto, insomma. Sono esseri molto massicci, hanno come caratteristica particolare che la testa, i capelli gli partono, hanno un'ampia fronte, una fronte molto molto ampia. La caratteristica principale è che sono completamente bianchi e marmorei in tutto, quindi anche nei capelli. E poi hanno veramente un mento molto pronunciato, però non è, io l'ho definito spesso asburgico, però non è uguale ai nostri asburgici, perché normalmente quando tu c'hai il mento asburgico, la mascella, la parte inferiore della dentatura tende a entrare dentro, mentre loro hanno una dentatura normale, solo che hanno questo mento molto molto pronunciato. E poi c'è un'altra razza che ho definito testa strana, perché ha i due emisferi del cranio separati. Questa è una razza molto piccola quella è la caratteristica, insomma, più predominante. Ne parlerò chiaramente anche nelle prossime puntate, Kira, però se vuoi, insomma, vai nelle vecchie puntate e trovi tutto quanto.
Allora, Chiara Altair chiede: forse se non fossero intervenuti su un primate tra qualche milione di anni, ci sarebbe stata un'altra specie dominante, anche perché in tempi evoluzionistici la comparsa del sapiens è stata, in un certo senso, repentina, non credi? Eh sì, infatti, Chiara, però questa è il motivo scatenante che ha cominciato a far sospettare ad alcuni biologi molecolari che ci fosse stato un intervento qui, c'è qualcosa che non quadra. Io, ad esempio, ho letto un libro del dottor Pietro Buffa, che è un genetista, insomma, si occupa di queste cose. E lui, proprio partendo dai suoi dubbi, ha cominciato a fare le sue ricerche, finché è arrivato ad ipotizzare che su questa terra ci sono stati degli interventi, almeno tre, che non solo hanno velocizzato la comparsa di questo essere così evoluto, ma l'hanno proprio, insomma, ex novo realizzato. Quindi, dal punto di vista scientifico, questi studi cominciano ad esserci, perché è effettivamente, insomma, non più, come dire, percorribile la strada proposta da Darwin, no? Solo ed esclusivamente la strada proposta da Darwin. Ci sono alcune cose che probabilmente hanno quel tipo, insomma, si svolgono con quelle forme, ma sicuramente per quanto ci riguarda è stata talmente tanto immediata rispetto proprio ai tempi evoluzionistici che dici tu, che non può essere diversamente, non può essere diversamente. Come ti dicevo, Chiara, molto probabilmente se aspettassimo qualche milione di anni, secondo me la specie dominante, vabbè, sarà che io ho balene e delfini ovunque e per tanto tempo ho dormito ascoltando il canto delle balene. Non lo so, c'è qualcosa che mi rapisce, mi fa comprendere che quella forma sia destinata ad essere una specie dominante su questo pianeta. Me lo auguro, anche perché sicuramente sarebbero un po' meglio di noi. Vabbè, proseguo. Allora, adesso mi sono un po' persa. Allora, mi piace che la gnoma Jessica Schiavone dice: mi piace che la luce del sole sia bianca, in quanto il bianco è l'insieme di tutti i colori dello spettro cromatico. Comunque sia, l'origine da cui tutto il cosmo ha avuto inizio, a volte ha un senso molto delicato di esprimersi attraverso le leggi fisiche. Eh sì, sono d'accordo. Salvatore Durante, che saluto. Ciao Salvatore, e ti ringrazio tantissimo, Salvatore, per i commenti che hai lasciato sotto l'intervista che mi hanno fatto mercoledì scorso sul canale Mystery Channel Show. Allora, Salvatore scrive: ciao Angela, fa pensare il fatto che in caso di malattie tipo i tuoi problemi di occhi, che cosa intendi? Il fatto che non se ne sono occupati? Io non credo che dovevano occuparsene loro, insomma, no? Dei miei occhi. Quello è un funzionamento che forse, se i miei simili facessero qualche altra cosa invece di sperperare tempo e risorse, intelligenze in altro modo, io penso che una razza, secondo me, sviluppata, la prima cosa che dovrebbe fare è quella di risolvere due problemi fondamentali: dolore e sofferenza dei propri simili e di se stesso. E non mi pare che questa cosa noi la stiamo facendo, insomma. Anche gli animali, soprattutto gli animali, la prima cosa di cui si preoccupano è quello di stare bene, no? E noi, invece, che siamo così progrediti, questa cosa non la facciamo. Quindi il fatto che i miei occhi si siano ammalati, di sicuro i miei simili avrebbero potuto benissimo far qualcosa. Va bene. Leo Longo dice: Angela, hai potuto capire o intuire in qualche modo dove sono collocate queste basi? Scusami, è la domanda che mi avevi fatto prima, ho già risposto. Allora, Marinella scrive: quando ti riaccendi dopo l'esperienza della vasca, come ti senti? Allora, Marinella, io non lo so come mi sento, perché quando mi riaccendo, in realtà, io mi sveglio la mattina dopo, cioè l'ultimo ricordo che ho è questa vasca.
E poi ho dei flash di quando vengo riportata a casa e con i grigetti che mi rimettono, coi piccoletti, insomma, che mi rimettono magari a letto, e poi mi sveglio il giorno dopo. Quindi, come mi sento, posso dirti che la sintomatologia è quella che ho già descritto in altre puntate. A volte, quando vengono i bianchi, ho dei dolori particolari alle gambe, alle estremità delle gambe. Sento come se la circolazione non fosse proprio perfetta, ma parlerei più di circolazione linfatica, quella da quelle parti, e un leggero sentore di malessere. A volte mi dura anche buona parte della mattinata. Per quanto riguarda i bianchi, cioè, scusami, per quanto riguarda i biondi, non ho molta sintomatologia il giorno dopo, a dirti il vero, eh. A volte, ma molto, molto raramente, sto male, però normalmente, come strascichi fisici veri e propri, non ne ho. Allora, Carmine Stizzi scrive: Ciao Angela, secondo la tua esperienza il fenomeno è positivo, anche se secondo le casistiche è tutt'altro che positivo, essendoci stati feriti e alcuni decessi. Carmine, io non so di che cosa parli, forse se tu spiegassi meglio a cosa ti riferisci, io non sono a conoscenza, insomma, tutte le persone che conosco, dalla prima e l'ultima, compresa me, insomma, sono sempre stata riportata a casa sana e salva, sono qua a parlarti, quindi feriti e decessi. L'unica ferita che io ho avuto è stata da parte di una bionda, in un momento in cui io, tra virgolette, mi sono svegliata in un momento che non avrei dovuto, ero a casa mia, e la ferita trattasi di piccolissima cicatrice lungo la mia gamba. Quindi niente di così devastante. Normalmente nessuno di loro a me mi ha mai fatto male per farmi male, nessuno di loro. Sono sempre stati molto attenti a non creare assolutamente nessun tipo di danno. Stanno veramente molto attenti a non creare nessun tipo di danno, anche e soprattutto psicologico. E ti dirò, quando poi è successa questa cosa con quella bionda che mi ha fatto la cicatrice sulla gamba, addirittura uno di loro, io l'ho incontrato su un autobus che era venuto proprio là apposta. Sicuramente, se non fosse venuto lì, ma in quella maniera là, cioè quindi in quella maniera reale, dentro l'autobus, in carne ed ossa, eccetera, eccetera, io non avrei, per come stavo messa, non avrei accettato nessun tipo di contatto. Quindi lui è venuto così perché sapeva che benissimo che a quel punto l'unica possibilità che c'era era quella di scoprire le carte, no? Basta Madonna e basta angeli. Ed è venuto a tranquillizzarmi e mi ha detto proprio: questa cosa qui non ti accadrà mai più, non permetteremo mai più che accada una cosa del genere. Quindi questa storia che dici tu di essere, che ci sono stati feriti e decessi, io non lo posso sapere. Non ne ho la più pallida idea. Se sei un po' più preciso, magari se ne può anche parlare. Allora, andiamo a chi dice: Per fortuna che lo sai che lo hai passato il periodo da devota, se no adesso rischiavi che venivano a fare le processioni sotto casa tua. È probabile. Diventavo la Madonna anch'io. Aspetta, com'è? No, vabbè, dai, non voglio essere cattiva. Sì, probabilmente avrei dato quel tipo di, sai, poi Jessica, forse probabilmente avrei dato quel tipo di racconto filtrato da quella roba là. Avrei raccontato sicuramente le stesse identiche cose, però invece di raccontarti che sono i bianchi, che sono i biondi, che sono i piccoletti, ti avrei detto la Madonna e che caspita ne so, insomma, no? Però, insomma, poi anche da lì, se tu vai filtrando quelle che sono diciamo, le credenze, no? di chi racconta quello che gli succede, poi però te ne accorgi perché ci sono dei dati che sono sempre quelli, al di là delle persone che te lo raccontano, che filtrano quello che vedono attraverso la loro conoscenza. Ecco, io insomma, a volte quando comincio a parlare di cose tecniche, per esempio, mi viene da ridere, infatti ne parlo col sorriso, mi viene un po' da ridere perché so che alcuni di loro magari mi ascoltano e se la ridano alla grande per come io descrivo la loro strumentazione, ma d'altronde rideremmo anche noi se qualcuno
magari so, anche di inizio secolo andasse, lo facciamo venire qua, gli facciamo vedere un attimo come funziona il wifi, poi lui torna e racconta i suoi simili, ma che ne so, anche ecco, se venisse qui uno, che so, che vive, ci sono culture, no, nel nostro pianeta attuali che vivono ancora come ai tempi della pietra, no? Se gli fai vedere qualcosa di tecnologico e poi loro vanno a raccontarlo agli altri, tu ti ammazzeresti da ridere per come raccontano, che ne so, un cellulare o piuttosto che un accendino. Quindi io penso di fare la stessa figuraccia, però purtroppo non possiamo far diversamente finché non ci sono studi, finché non, magari, non so, in un futuro. In futuro magari ci saranno anche dei rapporti diretti, per ora insomma vi dovete accontentare dei racconti filtrati dal nostro pensiero purtroppo. Allora, Cristina Crie chiede, allora Angela, come fai, non vedendolo, ad essere sicura che si tratta di uno di loro? Da cosa lo capisci? Adesso non mi ricordo. Cioè, Cristina, a cosa ti stai riferendo? Che intendi? Non vedendo, non mi ricordo, ho detto qualcosa di simile, però ne ho dette talmente tante stasera di informazioni che non ricordo, non capisco a cosa ti stai riferendo. Allora, vado avanti. Vabbè, qua mi prendo un giro per la storia che mi spoglio da sola. allora. Vado avanti, devo staccare. Vabbè, Luciana ci saluta e dice: devo staccare, ti ascolterò domani. Felice notte a tutti. Allora, dice Silvia Giolito Ippolito. Poi dimmelo se dico il tuo cognome male, Silvia, che ti saluto tanto. E dice: infatti, alla tua amica musulmana apparivano come jean. Probabilmente sì, anche perché in quella cultura lei mi spiegava che era una cosa normale. E quindi forse interagivano con lei in questa maniera, non so dirtelo, anche perché cioè io avevo tra i 16 e i 17 anni, lei era di un paio d'anni più grande di me e me lo raccontava con quello che poteva, insomma, no? Poi spesso lei chiedeva che le facessero incontrare l'amore, no? Lo viveva proprio come era tipico della sua cultura. Che ci si rivolgeva a questi esseri, alcuni di loro potevano farti dei piccoli, insomma, miracoli, forse, non vorrei dire delle cose sballate. Quindi lei lo viveva in questa maniera. Allora, scusate, io sto leggendo, ma vado così, gnoma. Jessica Schiavone scrive: quando qualcuno è scettico in relazione a queste leggi naturali, a me viene da sorridere perché penso, tu puoi non crederci alla legge di gravità, per esempio, ma se hai in mano un mattone, apri la mano, il mattone cadrà comunque, che tu ci creda o meno. Allora, Leo Longo scrive: ora chiedo scusa ad Angela per aver esagerato con i commenti fuori luogo in un post, in un altro. Con altro scopo di interesse, mi censuro e chiedo perdono, infatti, ed è per quello Leo mi ha mandato tutti i vostri commenti su sai cosa. Mi hanno mandato un po' in tilt, vedi che non riesco a leggere. Allora, Antonella Vitelli dice: sì, ho visto il filmato, diceva che era un grigio bambino che si nascondeva dietro un adulto. Non so che dire, io di grigi bambini non ne ho mai visti, per me sono bambini già così, quindi non saprei dirti se era un grigio bambino che si nascondesse dietro un adulto. Sì, Antonella si riferisce al filmato che dicevo che questi esseri avevano cioè, questo filmato che sembra proprio un grigio e però che sembra che si nasconda dietro alle gambe di un essere molto più lungo, più alto e via dicendo. Allora, io non vedo più altre domande, eppure so, è appena mezzanotte e mezza, quindi forse volete che ci salutiamo adesso, a me non dispiacerebbe perché non mi sento granché bene. Quindi adesso aspetto altri 3 o 4 minuti, se non avete altre domande, penso che per questa prima parte, poi questa puntata si svolgerà in due parti, cioè questa e la prossima, in cui affronterò. Continuerò a parlare appunto della seconda fase del rapimento, cioè dove ci portano e cosa avviene, cercando di
descrivere anche un po' meglio queste vasche di sospensione che vi dicevo, perché ho l'impressione che poi abbiano un ruolo abbastanza importante. E vi voglio anche raccontare delle esperienze legate, forse legate a questa procedura. E quindi il tempo che mi prenderò per parlare di questa seconda fase del rapimento sarà abbastanza lunga. Poi rinnovo a tutti quanti voi una grandissima richiesta, cioè io ho bisogno di persone che sappiano disegnare. Alcuni di voi mi hanno già scritto in privato e mandato dei disegni, li ringrazio moltissimo. E ho bisogno di persone che dalle descrizioni che sto dando e dai bozzetti che vi sto mostrando adesso, poi venerdì, non questo venerdì prossimo ci sarà Ivan con noi, quindi sto parlando di quello ancora dopo. Vi farò vedere degli schizzi sia per quanto riguarda il testa strana che per quanto riguarda il bianco. Vorrei poi che se c'è tra voi qualcuno che ha voglia, che abbia la mano, che sappia disegnare, ho visto che mi arrivano delle cose, insomma, delle persone che ringrazio tantissimo, che mi fanno dei disegni fantastici. Il problema è che non sono molto simili, per quello che ancora non li mostro, però ci arriveremo. Ecco, se avete voglia di darmi una mano da questo punto di vista, io vi sarei molto molto grata, perché quello che mi piacerebbe arrivare a fare, che ci piacerebbe a tutti noi, insomma, che stiamo facendo, provando a fare questo, è quello di arrivare a fare un vero e proprio identikit di tutte queste razze, il più verosimile possibile. Quindi servono delle persone che abbiano dimestichezza con il disegno di qualsiasi forma, va bene la china, va bene pennarelli, come volete, insomma. E quindi se volete, io sono qui, mandatemi i vostri bozzetti, molte descrizioni le ho già date, alcune sono state, soprattutto per quanto riguarda i grigi, abbastanza, insomma, molto provato, insomma, a darle più precise possibili. In puntate, mi sembra, non in questa di venerdì scorso, ma in quella prima, ho fatto vedere dei bozzetti dei grigi molto 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 rassomiglianti, e quindi potete intanto iniziare a prendere spunto da quello. Quindi se volete, in maniera tale che poi cominciamo, insomma, anche a mostrare, perché ci sono delle cose che girano in giro e sono anche qua, no, non si fa mai giorno. Ecco, se mostrano dei grigi con i denti appuntiti che sembrano vampiri più che grigi. Quindi se riusciamo a dare delle descri dalle descrizioni, riusciamo a fare in modo che ci siano degli identikit ben precisi rispetto a quello che gira, io ne sarei molto contenta. Poi, come al solito, invito tutte le persone che, mentre io racconto, sentono che dentro di loro qualcosa gli risuona, sentono che hanno avuto questo tipo di esperienze con queste razze ben precise. Lo ripeto, non posso parlare di altre perché io conosco queste, e avete voglia, insomma, di intervenire, scrivetemi in privato. Ecco, sono qui, ascolto tutti quanti. Ed è molto importante. Io lo capisco che è difficile farsi avanti. Io ci ho messo io ci ho messo veramente tanti anni, tanti anni. Spero che non ce ne mettiate voi altrettanti, perché se no qui no, dobbiamo darla la nostra testimonianza, perché solo attraverso i dati che forniamo possiamo in qualche modo sperare che ci sia anche questa nostra voce. Va benissimo tutto quello che fanno gli altri, io non metto bocca, a me potete fare quello che volete. L'importante è che l'opinione finalmente venga un po' smossa. E quello che a me piacerebbe è smuovere l'opinione dei dotti, smuovere l'opinione degli scienziati soprattutto, no? Perché loro, studiando, possono veramente fare la differenza. E ho bisogno quindi che non sia solamente la mia voce o quella di Sara o quella della prossima ragazza che poi vi farò ascoltare nelle prossime puntate. Più siamo e meglio è. Dobbiamo essere tanti, fatevi avanti. Lo so che siete timidi. Io vi posso dare come ho fatto, avete sentito Sara? Di Sara si sa solamente il nome. Ecco, il nome è l'unica cosa vera, il resto gli ho camuffato anche la voce, quindi posso fare la stessa cosa anche con voi. L'importante è che
vi facciate avanti. Quindi ecco, vi aspetto, mi piacerebbe tantissimo, insomma, anche penso a tutti gli altri, no? Perché più possiamo dare, finché racconto solamente io do quelle che sono le mie esperienze, però voi avete le vostre, magari avete fatto caso a determinati altri particolari che io in tutti questi anni non ci ho fatto caso, non ci ho pensato, non me li ricordo, non l'ho trascritti. È importantissimo quindi che vi facciate avanti. Allora, torno un attimo sulla pagina di Facebook, sulla mia bacheca per vedere se ci sono altre domande. Ah, ecco, Silvia fa una domanda molto molto interessante. Dice: prossima puntata ci potresti descrivere i velivoli di trasporto per come li vedi da fuori, ovviamente non quelli dei terrestri. Sì, lo farò molto volentieri. Infatti, era in progetto quello di dedicarmi soprattutto alle descrizioni nella prossima puntata di tutto quello che ho visto, compresi quindi questi velivoli. A proposito di questi velivoli, sai. Silvia, stavo riflettendo anche che girano molti filmati. Oggi parlavo con un'amica e giustamente lei mi diceva: sai, parlano di che tutti quanti sono UFO, riferito al fatto che questi siano oggetti guidati da questi esseri. Allora, UFO vuol dire oggetto non identificato, però non è che è detto che l'oggetto non identificato sia per forza di origine extraterrestre. Può essere pure che quell'oggetto non identificato sia di origine terrestre, magari insomma segreta, top secret, militare, eccetera, eccetera. Perché, beh, insomma, mi lascia un po' di stucco perché sembra che ultimamente questi velivoli di questi esseri caschino come pere cotte ogni 2x3. Potrebbe anche essere successo. Cosa, magari, chissà per quale motivo è accaduta, ma va sicuro che non stanno lì a cadere ogni 2x3. Quindi mi chiedo, quelli che cadono, quelli che si osservano, queste cose che vanno in giro, dovremmo insomma cercare di comprendere che non tutto debba per forza essere di origine extraterrestre. Insomma, prendiamo anche in considerazione che molte cose noi non le sappiamo, non sappiamo bene quello che fanno i nostri governi, dove, insomma, che cosa c'è in giro, ecco. Allora, Marinella scrive: mi sto asciugando i capelli, non so se hai risposta alla mia domanda su come ti ritrovi e ti senti dopo l'esperienza della vasca. L'ho detto prima, Marinella. Credo che questa cosa sia piuttosto importante nel sistema di esperimenti che praticano. Sì, allora, nella prossima puntata, Marinella, andrò proprio dentro, proprio a tutti i particolari. Adesso era importante intanto raccontarvi che cosa succede per quanto riguarda le razze, che cosa succede durante questa seconda fase, e nella prossima cominciamo ad andare proprio dentro. Chiederò anche alle persone con cui sto in contatto se vogliono di parlarmi della loro esperienza specifica per quanto riguarda queste vasche, queste che insomma credo che penso che il nome più appropriato da quello che ho potuto vedere sia vasca. E vediamo un po' se riesco anche ad avere delle testimonianze di altre persone per raccontarvi un po' meglio, ecco. Cosa succede dentro? Effettivamente, Marinella, sono solamente supposizioni, perché come spengono me, penso che spengano anche tutti gli altri che ci entrino. Quindi, credo che sia un po' difficile che si capisca effettivamente poi totalmente quello che avviene in quel momento. Io lo so che molte persone pensano che io mi stia riferendo a certi esperimenti che altri ufologi, di cui hanno parlato altri ufologi. Ecco, no, ve lo dico già da subito, così vi preparate per la prossima puntata. Io sulle conclusioni tratte da molti ufologi che hanno studiato magari questa parte qui non sono assolutamente d'accordo. Allora, siamo arrivati, vado a vedere Lorean se ha scritti. Ah sì, ecco, le domande le ho già lette tutte quante, perfetto, sono stata bravissima questa sera. Allora, visto che non sto proprio in perfetta forma, però tutto sommato, ragazzi, siamo a mezzanotte e 40, quindi insomma, come al solito si è rifatta l'una, anche se pensavo che questa sera avremmo fatto un pochino prima.
Io, che dirvi, vi ringrazio di essere stati tutti quanti qua con me, vi ringrazio di aver partecipato e di aver fatto così tante domande. Vi invito a seguirci venerdì prossimo, che ci sarà anche Ivan Ceci, ci racconterà sicuramente qualcosa di altrettanto interessante che farà riflettere. Vi ricordo che se volete vi potete iscrivere sul mio canale Angela Stella La Rosa, in maniera tale anche di poter entrare a, perché insomma YouTube ha delle restrizioni, per cui se arrivo a tot iscritti può essere che mi fa fare delle cose, altrimenti non me le fa fare. Chi vuole può iscriversi al gruppo, al nostro gruppo Alieni Umani, una questione di contatto su Facebook. Vi ricordo che questo è un gruppo di studi. Che cosa vuol dire gruppo di studi? Significa che quello che stiamo cercando di fare è fare in modo di mettere insieme quello che noi pensiamo rispetto a questo argomento, sospendendo il giudizio per quanto riguarda l'operato di questi esseri sulla Terra, perché noi non lo possiamo sapere, possiamo solamente fare deduzioni, e le deduzioni le avremo e le faremo solo esclusivamente partendo da quella che è la nostra civiltà, quindi immaginando quello. E però ecco, quello che sto cercando di fare, che stiamo cercando di fare, perché ormai adesso il gruppo è diventato, insomma, un bel numero. Stiamo cercando di ragionare insieme, proponendo punti di vista diversi rispetto a quelli che ci sono stati proposti finora per dare la spiegazione a questi fenomeni. Quindi in questo gruppo è importante quello che voi pensate. L'ho già scritto altre volte, lo ribadisco, non accettiamo post se non accompagnati da vostri pensieri. Quindi se decidete di farci vedere un filmato, di mettere in evidenza una foto o un articolo, vi prego di spiegare il perché lo ritenete così interessante, che cosa vi ha scatenato quel pensiero, qual è soprattutto l'idea che avete rispetto a quello che state postando, in maniera tale che chi lo legge ha il contatto con voi e non con chi ha scritto l'articolo. Ecco, questa è una cosa per noi molto molto importante. Quindi se volete partecipare al mio gruppo di studi, cercate su Facebook Alieni Umani, una questione di contatto. E vabbè, che dire, vi ringrazio tutti, vi abbraccio tantissimo, passate una buonissima settimana, noi ci vediamo insomma su Facebook, ogni tanto qualche chiacchierata me la faccio, ci vediamo la prossima settimana come ho detto con Ivan Ceci, grazie di essere stati con me e do un abbraccio e uno smack anche a tutti quelli che mi hanno insultato privatamente e pubblicamente anche questa settimana. E non c'è Fabio Fazio, quindi non dico la parolaccia perché altrimenti però me l'avete capita, insomma, no? Va bene, allora ci vediamo venerdì prossimo. Buonanotte, sogni limpidi a tutti quanti. Ciao ciao. Or if you have a